Vediamo un po'. No, vedi, non è colpa mia. Non lo voglio mettere, secondo me non è proprio un problema di Twitch. Non c'entra nulla la mia roba. Come al solito. Oh, ma si vede il cosino, si vede. Basta, lo tengo così, vaffanculo. Tanto, vabbè, vai, si parte, vaffanculo. Twitch sono una merda, mi dice anche le bugie. Poi guarda, adesso dice ottimo, però l'ho messa a merda la qualità, eh. Adesso dice ottima, ottima qualità, fantastica. Però perché non mi dà il selettore? Vedi che è una puttanata quella lì dell'instabilità. È una puttanata. Infatti non me lo dà il selettore. Quindi, grande, grande cazzata. Vuole un commento a questa merda? Shit, esatto, sono d'accordo. Continuiamo. E vaffanculo. L'ho messo più basso che potevo. Sai che il rumorino dei tastini tipo tong tong assomiglia ai rumori dei tasti che c'erano nei giochini di Harry Potter? Tipo tong tong quando facevi le magie. Allora, cosa facciamo la prima cosa, Paul? Proviamo a battere quello lì, l'insetto? Ci sta. Dov'è che era? Manco me lo ricordo io. Dov'era? Siamo vicini o siamo lontani? Ti ricordo che ho un sacco di stato da mettere, eh? Te ricordi? Ho Siamo lontani. un sacco di statue io. Allora cosa facciamo qua? No, io lascialo stare, andiamo avanti, andiamo nei boschi. Dove sono i boschi? Va Alla tua destra. bene. Ma c'è qualche elemento di lore che è arrivato a questo momento possiamo intuire o capire? Tipo robe di sale, perché c'è il sale, che ne so, qualcos'altro. Per ora no, abbiamo trovato comunque due santuari delle due Covenant che ci avevano proposto all'inizio, quello dei tre e quello della luce. Manca trovare il nostro, che troveremo più avanti, ovvero quello dei fabbri. Watching Woods, eh? No! Ecco. Ah. Strano però che a volte succede che io posso, come ho detto l'altra volta, dargli il colpo anche mentre sono morti. No. Se io trovo l'antidoto, vuol dire che qua è pieno di veleno. Vedremo. Cosa cazzo mi ha fatto male? Preso C'è danno, non una so. c'è una ecco, l'hai trovato. Ho trovato il 7 cremisi. È un set ottimo, lo indosseremo subito. Bravo. Si può mettere? Oddio. Oh, anche la zucca è spaventosa. Anche Che metteremo subito. la zucca, eh? Sì. Minchia, la zucca è meglio, eh? Minchia, fortissima la zucca. Dove l'abbiamo presa la zucca, eh? L'abbiamo presa nel villaggio dove c'erano i senza sale. Ah, ok. E poi tutto il resto del cremisi mi sembra meglio. Sì. Ok, siamo simpatici adesso. Beh, per i boschi diciamo anche in tema, dai, si può dire. In tema tipo. Assolutamente. Sì. In tema Halloween. No! Come ma. Oh mio Dio, ma perché hanno fatto questo salto assurdo? Non l'ho ancora visto. Ah. Ma come mai cosa è successo Allora, praticamente i boschi sono su tre livelli. Quello dove eri all'inizio era il primo, poi c'è quello dove sei adesso e quello intermedio, e poi c'è sotto c'è quello basso. questo? E poi muoio. Sono Quelle, no, a quelle specie di Eh sì. melme, quelle specie di melme, quando ti prendono, tu devi spremere come un pazzo, spammare il tasto della rotolata per uscirne. No, ma a me non mi dà tanto fastidio che muoio. Il problema è che mi rubano le monete, quello mi dà fastidio. Ma come mai non mi si è aggrappato? Wow, non ci credo, di ancora sta cosa. Come mai non si è aggrappato? Boh. Vedi che quando sono caduto io ho premuto come un pazzo il tasto in alto perché magari mi si aggrappava. Aspetta, Lo stiamo cosa? grindando? No, ecco qual è il problema. Non posso fare certe mosse adesso perché siamo troppo pesanti. Ecco perché non riuscivano. Prima nel combattimento io non mi faceva l'attacco, pensavo che era perché mi avevano staggerato, invece no.
Non me lo fa l'attacco perché sono troppo pesanti. Ah, male male. Come si fa a evitare questa cosa? Dobbiamo Bisogna alzare, un po' alleggerirci. alzare resistenza oppure togliere la zucca. È la zucca che è pesante? Sì. Vediamo un po' se la tolgo cosa succede. Sì, era la zucca. Togliamola per adesso, dai. Solo la zucca succede tutto sto casino. Sì, è molto Sì, ma è un pesante. casino qua, cado sempre, però è un macello, eh. È un macello vero. Io ti consiglierei di partire dal basso. Sì, è molto meglio. Ma si può. Ma consigli di uccidere le melme? Sì. Ma è impossibile proprio, sai? Minchia. Cioè Devi spammare mi grappano L2. fisse. Devi spammare rotolata quando ti prendono. Ma devo partire dal basso nel senso per esplorare oppure? Per esplorare, sì. Io però l'ho premuto, non mi ha fatto. Ma poi risalgo di nuovo sopra, eh? Sì, Per prendere gli cioè partiamo da oggetti. giù e pian piano saliamo. Ok. Ecco perché ho votato l'antidoto prima. Ritornano anche le trappole e ritorno io soprattutto che ci cado fisso. Hai trovato il ciondolo muschioso, Cos'è? eh? È interessante. Devo leggerlo? Devo fare qualche cosa? Sì, devi metterlo, mi sa. Ah, è vero. Ma il ciondolo qui va messo a posto di quello che abbiamo noi che non è male. Vediamo se è meglio. Ma che è un attacco nuovo. E il ciondolo vivo sapientemente creato. Si anima di legno intrisa di una pasta di terra su cui cresce il muschio vivo. Aumenta la velocità di attacco. Ma noi siamo già veloci abbastanza, eh. Secondo me per una build così è utile, però Ma scusa, in teoria non siamo già veloci perché siamo appunto una build veloce. Non conviene aumentare quello che non abbiamo sì. che l'attacco. In teoria dico, poi magari. Sì. Qua puoi salire sopra. Dove c'è quella bottiglia che hai lasciato indietro, c'era Adesso la vado a una sala prendere. segreta tra le foglie. No, vabbè. Non mi si Intanto aggrappava. Non mi si abbiamo raccolto la aggrappava. frusta da bestiame, attenzione. Quindi devo metterlo. Cose? Abbiamo raccolto la frusta da bestiame. Devo metterlo? Molto utile. Non mi è venuto più il mostro là, che strano, non so se sono più avanti. Comunque, vedo che non hai seguito il consiglio di esplorarlo al contrario, ma va Come? bene. L'ho fatto invece. Di partire da sotto? Sì. C'è ancora più sotto. Allora non l'ho fatto appieno. Ma quindi vado subito sotto, conviene, subito da. Oh mamma, qua no, ci sono già stato. Di giù di nuovo. Di. Ok, minchia. C'è una strada segreta in alto sugli alberi dove c'era quella bottiglia. Non ce l'ho già andato. No, è nascostissima. È tipo quell'albero che non si vede che puoi salirci sopra. Intanto mi sono piantato una grotta. Sai cosa? L'antidoto me lo tengo qua. No, dove? Ma mettere posto la pagina per dove è l'antidoto? Mi metto l'antidoto qua. Quasi quasi lo uso, vediamo un Comunque i boschi è una delle aree iniziali più fastidiose. Non è po'. che è Me ne sono difficile, ma è accorto, eh? fastidioso. Oh, qua c'è il mostro! È quello lì che avevamo già fatto questo. Sì, No, sì, sì, no. sì, 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 Non lo sì, sì. faccio quindi. No, no, no. Ok, vado via. Ah, ok, quindi qua ci eravamo già stati. Ma hai detto di esplorare da sotto, quindi sto facendo tutto il Sì, sottosotto. è Minchia, ma giusto, ci però sono un devi sacco di sempre. queste melme, eh? Ce ne sono un Si sviluppa a miliardo. sinistra, si sviluppa. Ma è impossibile, impossibile evitare queste cose qua, è un casino. Come faccio a evitare le melme? Mi si attaccano sempre. È impossibile Quando evitare le melme, non ti le attacco. inglobano, devi spammare i tasti perché le spacchi. Puoi Ma come? Ho fatto R2 come un pazzo e non è successo niente. spammare degli altri dell'attacco, non so, spammare, non mi ricordo che tasto spammavo, ma spammando un tasto quando ti inglobano le rompi. Sono passato dall'altra parte.
No, devi tornare indietro. Qui si va avanti. E come ci torno indietro? Ah, ritorno le cose. Meno male. Ecco. Perché sono caduti istantaneamente adesso? Aia, pigliato. Perché sono caduto subito a sto giro? Aiaiai. Dai, ma la sta pigliando male, eh? Perché sono caduto subito a sto giro? Ui. Cioè, Tocca mi è un po' crollata di subito l'affare lì. Comunque la cosa più fastidiosa sono le melme. Le melme danno me, se fastidio. tu spammi un tasto, le rompi. Non è quello giusto, però. Comunque quell'albero lì ancora non ho capito dov'è. Ne pensi di? Intanto parliamo un po' della lore di quest'area, Vai, parla tu, questi intanto io cerco di concentrarmi a liberarla. boschi che osservano, perché palesemente non è un riferimento agli alberi che in realtà sono vivi, ma fa riferimento a quegli arcieri e quei nemici che stiamo trovando, che non sono le melme ma gli alberi. Praticamente è una foresta piena di questi arcieri che stanno difendendo qualcosa. Non vogliono che noi entriamo in questa foresta, perché al suo interno c'è un grande segreto che vogliono che rimanga nascosto dagli estranei. E fra poco scopriremo tutto. Ho premuto con un passo su tutti i tasti e non fa. Quindi è un tasto tipo non collaterale. Ho l'attacco. Vedi questi, tipo questi qua, questi arcieri molto agili con le archi, Sono dei gran sono gli bastardi. abitanti di questi boschi e proteggono un grande albero che si trova all'interno. Questo albero è sede di una cosa che vedremo dopo. E non riesco ad Posso arrivarci in questo spoilerare? albero, però è un verso Posso arrivarci. spoilerare dicendo che è uno dei Oh. patti non, diciamo, segreti del gioco, ovvero non uno di quelli che si può scegliere all'inizio, di default. Devo andare qua sopra, quindi. Devi tornare indietro perché ci sono delle cose ancora. Poi comunque intanto si esplora. Sì, è il tasto quadrato, non era arrotolata. Dai, non ci credo. No, ecco, non andare verso destra. Sappi che. Ok. Vabbè. Sappi che la mappa si sviluppa verso destra, quindi tu guarda sempre in verticale, No, non ma andare la parte indietro. lì è peggio di Ninja Gaiden, cazzo, cadi e muori di combo. Cioè lì non mi... Lì ormai non mi... È tipo una Jaco che ti porta al burrone, perché non lo potevo più evitare ormai. Cioè, quella piattaforma lì mi ha fatto cadere. Comunque quest'area è pensata proprio per essere infame. Perché sto combattendo coi pugni? Questo non me lo spiego. È la tua scelta. Sai qual è la cosa vera? Questa la fa pigliare. Ecco, se tu stai nel livello più alto adesso, senza mai scendere, ecco, stai già scendendo, Sì? vabbè. C'è quel ramo segreto di cui ti parlavo. Ok, dov'è? Quando ti vedo. C'era una bottiglia sotto prima che te lo indicava. Ma devo andare verso destra, eh? Sì, stai al livello più alto e avanza sempre verso destra. Troverai un albero, una cima di albero un po' Ah. sospetto. No! Aia. Era Comunque l'hai quella? trovato. Sì, era quello, era quello. Sì, ma ho fatto un passo solo verso in avanti e sono caduto. Mi sa che peccato che c'è poca gente a vedere perché si sarebbero divertiti sapendo i loro gusti stasera. Secondo i loro gusti, ma ci godo un po' se non ci sono, guarda.
Sì, ma non capisco, là muoio. Se vado lì muoio, come faccio? No, devi saltare sopra. Salta sempre in verticale senza toccare destra o sinistra. Dovrebbe essere tutto così. Comunque prima io l'avevo capito che era quello, quando eravamo lì vicino, solo che non è... Non mi si è aggrappato, tipo. Aspetta, ammazziamo questo, sennò mi rompo i coglioni fino a domani. Ma un commento per ora su quanto visto del gioco? Mi sto incazzando. Mi fai. Oh cazzo! Mi sto incazzando. Un gioco che genera rosic. No, qua è un problema, eh! Ma scusami una cosa, ma mi si aggrappa random, a volte si aggrappa, a volte non si aggrappa. C'è un tasto preciso per farmi, per aggrapparsi, No, qual no, è? no, 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 devi seguire le cime. Ma a un certo punto non si è aggrappato più, cominciato a cadere con un coglione. Vedi, ti sono sparite le icone in quel messaggio che hai scritto. Che succede? Boh, sento dei versi allucinanti. No, no, niente, tutto a posto. Meno Che male. versi sentivi? Sembrava un misto tra rutti e cose peggiori. Sto stronzo, pezzo di merda, schiantato. Intanto notiamo che ripetendo questo pezzo per tante volte stiamo anche grindando i materiali, che non è male. Però stiamo prendendo un sacco di soldi Di incredibilmente. soldi, sì. Ah, si deve fare tutto al buio. Praticamente se sì, io non ci sto capendo niente. Non solo al buio, il problema è che si aggrappa quando vuole lui, a caso, totalmente a caso. È randomico. Stai safe, no. Salta in verticale, non saltare in Cioè. Io sto orizzontale. saltando Salta soltanto sempre in solo in verticale. verticale. Sì. Va, vedi che non si aggrappa. Non si aggrappa! Che fo? Ha messo così! Come no? Guarda! Da che parte devo saltare? Verso quell'oggetto. Ma l'oggetto è troppo in alto! Ci vuole Sì, c'era un un'altra. altro, Dov'è c'è un altro intermedio, sì. Ah, l'intermedio? salta Adesso a sì. sinistra? No, non lo so, a È a sinistra, destra, forse. era a destra, era maledetto! Guarda che non si aggrappa! Mamma mia! E siamo al massimo, posso tornare giù? Qua muoio però, eh! Vai, vai, torna giù. Oh, meno male, più facile adesso. Adesso esplora bene la zona sotto, la zona intermedia. Devo scendere di nuovo giù? Non dovrebbe esserci roba, sì. Tu prediligi comunque sempre l'esplorazione verticale rispetto a quella orizzontale. Dove vedi qualche oggetto, ci vai. Un pochino mi sono perso, mentalmente parlando. Quagmire. È quadrato comunque per togliersi, eh. Non mi ferisco. Adesso è molto più facile così. Te l'ho detto che c'era modo, non mi ricordo il tasto però. Siamo scalzi, non è che per questo che cado così tanto. Cazzo. Vedi, sto Ti giro. ricordo che lo scudo ti spara dalle frecce, eh. Vero. Ricordo anche che io non uso mai gli scudi perché sono matto. Dai, vieni sotto, stronzetto. Comunque questi boschi stanno dimostrando la loro infamia intrinseca. Sì. Non so dove andare adesso, non so se mi conviene tornare di nuovo su, perché... Comunque qua ho esplorato alla fine. Hai fatto bene i tempi dei tre livelli? Non li sto capendo benissimo. Bambola bruciacchiata ho droppato. Qua dove c'è il mostro? Sì. Sono nel Il livello in cui mostro c'è il è il mostro. livello inferiore, è il livello più basso di tutti. Poi c'è quello Ok. intermedio. E Andiamo poi in c'è quello quello intermedio. Vado in quello alto, che è intermedio, vai. quello alto è quello dove andavi sempre tu, di solito. Mi pare che ci fosse un anello in quello intermedio. Ma tra gli alberi? Boh. Mm. Qua sinceramente non sbaglio aver preso tutto. Se hai preso tutto, vabbè, dopo. Bello questo attacco.
Forse qua dentro non ci siamo andati. Sì, sì, lì è quello dove ti avevano chiesto la sacca di terra. Ah, è vero, il bastardino. Ti ricordiamo, è un oggetto endgame, quindi... Non l'avevi detto, l'avevi detto a me off-screen. Ah, pigliata. Zanne infinite. Là c'è un oggetto, che non ci posso andare. Perché non mi ci fa andare? Ora cado, eh. Come faccio ad andare lì? Come faccio ad andare lì? Lì? Guarda, non, ci, non si aggrappa. Da sopra, da sopra. Che era da sopra l'avevo capito, però. Devi andare, devi andarci dal livello più alto. Anello di corallo brillante. Io mi ricordavo che c'era un anello nascosto qua. È buono quello? Potrebbe essere buono. Vediamo. Aumenta la forza di volontà. Sì, è ottimo. Ecco, io quello è uno di quegli anelli che non ho mai tolto in tutto il gioco. Ma dove lo metti? Al posto di cosa lo mettiamo? Ci pensiamo dopo. Dopo quando? Non è che siamo molto... Finita l'area. C'era un altro oggetto sotto, sì, eh. Sì, l'ho preso. Poesia di un soldato. Ecco, questo serve per potenziare l'arma al prossimo livello, ti ricordi? So solo che... Mi sembra che abbiamo esplorato tutto. Occhio della tribù del falco infame. Bellissimo questo. Del falco infame. Aspetta, qua c'è qualcosa forse? Mi sa che secondo me ho esplorato tutto, eh. Mercenario di pietra e brocchiero, lì come cacchio era, una specie di scudo, e sono arrivato e c'è un altro di quei mostri schifosi. Perfetto, va bene, bene. Direi che abbiamo fatto un'esplorazione più che soddisfacente. Ma se questo cade... Questo secondo me può cadere giù. No, peccato. No, non lo sfidare. Magari ci troviamo un salvataggio più in su, vediamo. Oddio, ma no, non devi andare sopra. No, torna giù dal mostro. Fatto pigliare, eh? Allora devo affrontarlo. Scappa subito, sì, scappa. E dove devo andare? Ah, di giù. Fatto pigliare male. Sopra c'è della brutta roba. Oh, c'è un mercante qua. Ma se ne arriva... Perché non l'hai ucciso il mostro? Ma hai detto tu di non affrontarlo. Sì, ti ho detto ucciderlo. No, hai detto di non farlo, scappa via. No. Hai mai incontrato un Woods Wraith? Ecco, siamo arrivati nel santuario della foresta, cioè quello che stavano proteggendo quei tizi. Ma Woods Wraith l'abbiamo mai visto, sì o no? Non mi sembra. No, è la Covenant dei Woods Wraith. Adesso di chi non ti spiega. Sono una redisca pietra, come l'ho chiamato un Woods Wraith? Siamo sempre stati voti di spiriti boschi. Ok. La nostra cattiva riproduzione deriva dal nostro amore per i veleni. Il veleno è una cosa meravigliosa. Si vede da come sta inalando quella schifezza nella fiasca. Ma vabbè. Presta giù da me, saliamo di livello, va. Anzi, potevo fare anche di più, eh. Erba rossa c'è qui. Aspetta che ne aumentiamo un pochino più di livello, mi sa che si può anche. No. Forse no, ma mi sembra di avere più di roba. Infatti, ce n'ho io. Ce n'ho. Ah, non basta. Vuoi essere un Woods Wraith, eh? No. Non vogliamo esserlo, no? No. Ok, andiamo avanti, quindi? Torna indietro, cioè andiamo avanti, cioè torna indietro. Come? Torna indietro? Devi tornare da quel mostro. Devo batterlo per forza? Sì. Non mi sembrava quindi, così importante. Ti dicevo, abbiamo trovato la Covenant della foresta, dei Woods Wraith. Se tu entri in quella Covenant, tutti quegli arcieri che c'erano prima non mi cagano più. Esatto. Minchia, è più scarso di quanto pensassi il mostro. E mo? Adesso, salendo sopra dove c'è lui, fai un salto in basso e prendi un oggetto che c'è sopra il santuario. Come sono sopra di lui? Ma dove devo saltare? Seguendo, senza salire la scala a pioli, prosegui invece di salire vai a destra. Mamma mia, questo è un super segreto. Per la grigia.
Il set di pelle che non posso Esatto. vedere. Questo è uno delle 10 perle grigie di tutto il gioco, quindi ottimo. Ma dove mi sono infilato? Vabbè. Adesso salendo sopra la scala Pioli troveremo il terzo boss del gioco. Questo è un boss non opzionale, ma obbligatorio per avanzare. Prima c'erano tre tizi appesi, eh. Perché ce ne sono due adesso? Quali sono i giocatori morti contro il boss recentemente? Altri giocatori. È forte questo? L'alchimista folle. Devo capirlo dal becco. È un boss che fa grande uso di magia, di danno magico, quindi. No, evoca pure le monnezze lì. Porca miseria. Sembra un boss molto. Molto la Shovel Knight questo. Ma ecco, questi danno fastidio tanto. Però comunque è abbastanza fragile di vita, lui. Lancia molta merda, però è fragile. Anch'io sono tanto fragile, sai. I più pericolosi sono quelli rossi, la magia rossa. Ma sono stato stuprato da vita piena, eh. Com'è che sono morto? Non l'ho manco capito. Ma se Allora, basta. si è beccato il fuoco rosso, quello che ti dicevo, che ti ha fatto il fuoco in questo gioco è buggato, perché ti fa un danno che continua anche dopo che sei stato Vabbè, come colpito. tutti i. Cioè, mi brucia, tipo, mi Sì, scotta. però fa un danno, cioè quello che continua dopo è anche più grande di quello iniziale. Vabbè, meno male che è vicino, così ci riprovo subito. Sì, è forte. Se ti sentono dei Io versi però è non ho capito dov'era troppo. il fuoco, quello è un problema, eh. Perché Lui non. vedi che lancia vari incantesimi, questi sono fulmini, quelli blu. Poi c'è quelli viola, sono di arcano, e poi c'è quello arancione che è fuoco. Quello del fuoco non l'ho visto. È quello che ti ha ucciso prima. Poi quando butta via quelle cacatine lì per terra ci sono i nostri amici, questi stronzi. Quello verde crea le amalgame di violette. Sta attento quando crea sto fuoco perché io non l'ho visto prima. Io continuo a non vedere nessun fuoco. Mi viene ad attaccarlo come un pazzo. Ah, l'ho battuto. Stavolta non ha fatto nessun fuoco ed è morto subito. Boh. È stato fortunato. L'ha fatto alla fine, appena prima di morire. Vabbè, l'importante è che è così. Bene. Non è stato troppo difficile. Perla nera, ci piace. Chiave muschiosa, questa sembra una chiave importante. Cioè, Sì, è questo una non è chiave che opzionale, perché permette di serviva con la proseguire. chiave allora. Esatto. Tanto torniamo indietro così facciamo un po' di livelli. Sì, ovviamente essendo un boss obbligatorio era in rapporto più facile rispetto a quello dell'altra volta che era opzionale, Ah, è c'era quello della vero. regina. Ok, albero d'abilità, vediamo un po'. Abbiamo qualche obiettivo, abbiamo 5 perle nere, possiamo fare 5 cose, cosa consigli? Spadaccino Dipende, classe 2 diciamo lo se. mettiamo? Perché tu non. Devi metti le statistiche. Le statistiche quali sono? Quelle con L2 per vedere com'è Ma alle 2 l'abilità. ce ne sono 3, dimmi quale. Il primo a Quello con scritto il sinistra. nome? Sì. Ok. Allora abbiamo adesso. No, non muove. Ok. Quindi di base abbiamo 6 di forza, 9, 13, 12, 8, 5, giusto? Sì. Perché abbiamo 8 di magia che non abbiamo mai potenziata? Forse partivamo così. No. Forse è il nostro vestito. Non lo so. Potrebbe essere la tunica, sì. Diciamo che se vogliamo buttarci anche un pochino sui miracoli, potremmo cominciare a aumentare saggezza per sbloccare i miracoli di livello 1. Allora andare qua a destra. Però in alternativa invece possiamo andare avanti con la destrezza e la forza di volontà che servono sempre, vedi tu. Per il momento ci serve cosa? Ci servono adesso i miracoli per Per adesso? il momento no, io quindi andrei avanti con la destrezza, magari un po' di resistenza, potrebbe
portiamola a 10 tipo la resistenza. Fatto. E poi destrezza la mandiamo a 15. Se riesci. Destrezza 15. Sì. Mi fa la bardiera C'è di classe quello. 1. No, c'è quello sopra, il pugnale di classe 3, ti dà 3 punti di destrezza. Ma 2 dove punti, pugnale di quello classe che 3? è. Sopra, a sinistra. Ma dove? Assassino di classe 3, assassino di classe 3. Ah, ma questo non fa destrezza, fa forza di volontà. Sì, Ah, fa forza di volontà. vedo destrezza. Vabbè, fai forza di volontà e poi fai un punto di destrezza. Ma un punto di destrezza non posso farlo, posso fare soltanto la bardia di classe 1 posso fare per fare il punto di destrezza. Non mi convince, però fallo. Come non mi convince? Soltanto la bardia di classe 1 può darmi destrezza, altrimenti non c'è nient'altro che me la può dare al momento. Vabbè, fallo. La prossima è qua, destrezza rinforzata, quindi dovrei fare 1, spadaccino di classe 2 e poi andare verso l'alto. Io direi di farlo così, di fare così. Tanto dobbiamo Ce n'è fare uno il giacino. subito dopo lo spadaccino, ce n'è uno di destrezza. Fatto così. Qui va bene, secondo me. Così abbiamo la strada per fare spadaccino di classe 3 e poi classe 4 più avanti. Era Ok. l'unica. Ok, siamo pronti. Ma abbiamo un pacco di soldi, non conviene spenderli. Purtroppo non abbiamo trovato ancora un santuario che possiamo fare nostro, dove mettere i mercanti e chiamare le persone, Io quindi. ho i cosi per teletrasportarmi, non possiamo usarli. No, perché adesso siamo qua, poi dovresti ritornare qui. Non abbiamo il coso per le. Cioè abbiamo anche quello, scusami. No, fidati, vai un pochino più avanti, troviamo il santuario successivo e poi facciamo tutto. Siamo bene. Mettiti l'anello della. A Che posto di aumenta la cosa? Abbiamo fortuna. l'anello dell'abilità, l'anello bendato, pietra del destino e l'anello di metallo fuso. Io toglierei quello degli oggetti, non so, quello del dop rate. Allora mettiamoci quello di corallo. Sì. Ok, ho aperto la porta con la chiave muschiosa e andiamo avanti. Ecco qua incontriamo una grotta buia, vabbè, ok. Un'altra poesia di soldato maniscalco di pietra. Sì, quindi appena troviamo il fabbro potenziamo le armi. Ma c'erano dei Qua mostri ci. qua sotto che io non avevo Esatto, visto prima. incontriamo per la prima volta un nuovo tipo di nemico che si chiama il mangiavomito. Stai scherzando? Mangia vomito? Sì. È molto fragile, ma si attaccano in gruppo e Oddio! sono molto pericolosi. Ma che è? Ho preso un colpo. Hai rotto la tomba di un altro giocatore, hai visto com'è morto. Devo andare qui? O no? Sì, così hai attivato la shortcut per la parte inferiore dei boschi. Ma era quello dove vedevamo un coso che non mi ricordo più dov'era. Sì, che ti ho detto non andarci. Invece andando avanti a sinistra ci addentriamo nella prossima area, che è la fortezza sommersa. Come sono andato a destra? Foglia Sì, a destra, scusami, sì. Vabbè. d'argento. Dove sto andando? Dove sto andando? Ah, martello da guerra. Minchia, a volte è difficile arrampicarsi, è un casino. Maremma. Ecco perché nei Dark Souls non c'erano i salti arrampicati, se no uno impazziva ancora di più. Comunque il mangiavomito compare sempre in prossimità di luci, fonti di luci, quindi Là sopra non ci posso andare, sono fregato. non da così. Se vedi delle torce, immaginati che compare il nemico. Non posso andarci là. No. E come facciamo ad andarci? Speriamo. Ci si arriva dopo. È vero, guarda, è vicino alle. Ai cosi, guarda il maledetto.
poi esplode tipo nel fumo, tipo fa una specie di fumo strano. Assurdo. Sembrano tipo gli alieni di Alien questi, bruttissimi. Fanno malissimo anche, infatti. M'ha ammazzato. Mangia vomito, l'ho fatto apposta per vedere veramente che si chiama così. Si chiama veramente mangia vomito, ma non c'entra nulla il nome di esseri, scusami. Perché li chiamano così? Ma? Spiega, spiega. A Non lo so, no, questo non ho idea. volte non ne ho idea. Però non è giusto, ma mi ha ammazzato malissimo. Però, tra l'altro, se vai Guarda, nella mi ha preso al casa, volo! se invece di andare giù vai nella casa, trovi il santuario, non per dire. Sì, ma io voglio recuperare le cose che ho perso. Sì. Comunque non ho capito dov'è sta casa. Dove ti hanno aggredito. Mangia vomito. Terribile è stato. Quindi non devo andare su? Sì, devi andare Giuro, su. devo dire giù. Trovato Samel, mamma mia. Vediamo un po' dov'è che. Oh, non sei della cioppa. Non vedo niente. Speriamo di andare alla parte giusta perché. C'è una bella parete finta che No. hai aperto. Ho aperto? Non... Sì, e Ma non quando? Io ci sei non ho aperto andato. niente. Sotto di te? Non ho aperto nulla io. Eh L'ho aperta. no. No, quando l'ho aperta? Ma sono manco accorto. Mamma che ritardato. Ce l'ho trovato. Io premo perché non si sa mai, però manco me ne accorgo. E a destra c'è il santuario. Oh, finalmente. Questo è il secondo santuario libero, tra virgolette, quindi possiamo metterci le offerte. Mettiamoci queste offerte, fai offerta, tutto, metto tutto, tutto, guarda, non No, non puoi te mettere tu. No, non puoi, massimo 4. ne ho. Ah, cosa mettiamo? Assolutamente la guida, che è quella che ti Poi? permette di Abbiamo teletrasportarti. tutto, chierico, mercenario, guida, mago, No. mercante, maniscalco, capo. Allora, devi mettere il fabbro, penso che sia il maniscalco forse. Maniscalco? Fabbro barbuto. Aumenta attacco della zona del santuario. Questo? Il fabbro, sì. Poi Poi? possiamo mettere il mercante. Poi l'ultimo? Il capo. Minchia, è una bomba questa. Ok. Vediamo, parliamo col primo. Comprare ovviamente qui per parlare. Questo che è mercante? Ma cosa ci serviva il mercante? A me è un po' inutile il mercante, cosa ci può vendere? Per vendere le cose. Anello del cercatore di sale, vera posizione di sale perduto, ma già me l'ha fatto, va. Insomma, un po' una merda, Possiamo insomma. A vendergli le cose inutili, vendere le comunque. cose inutili, qual è una cosa inutile, tipo? Il doppio del furfante? Sì. Lo vendo comunque perché tanto non lo facciamo più tutto. Anche quello del casacca di cotone, il set di cotone pure. No, quello lo tieni. Ah no, quelli che... No, 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 vendilo, vendilo. Non vendere quello da maniscalco. Vendiamo la zucca. No. Quello da cuoco puoi venderlo, volendo. Quello delle. Cuoco. Non lo faccio più 2 volte. Poi? Poi un po' di roba inutile. Le armi tienile. Guarda se c'è una... la brigantina da padrone. Che cacchio È una corazza. è? È la pelle, quello di pelle che non lo metteremo mai. Tienilo. Assurdo. Il brocchiero è uno scudo interessante, secondo Però non fa difesa massima. me. Allora niente. Allora niente. Allora vendiamoli tutti se non li usiamo mai questi, scusami. No, si sa mai, tienili lì. Vabbè, abbiamo Va più bene, va soldi bene. e non li abbiamo spesi, assurdo.
Andiamo qua invece. Sta vedendo sempre le stesse cose poi. Potenziamo. Però mancano mille. Minchia, manca il sale, che noia. Guarda, Kuremoa. La vendo anche lui adesso, la Claymore. Vabbè. Non hai qualche bisaccia, qualcosa? Sì, c'è cioè qualcosa abbiamo, secondo me, vediamo. Zaino di sale, questo non mi dà un pacco, eh. Oh, sono un coglione. Vediamo quanto dà. Minchia, più di 2000 mi ha dato, adesso siamo a posto. Potenziamo ancora il pugnale di guardia malissimo. Ma questo pugnale è una merda, siamo sicuri? Vai, vai. Ah, ma io voglio lucidarne, voglio far lucidarne io. Ok, 3. Minchia, se abbiamo un'altra poesia potevamo fare anche quell'altra, incredibile. Va bene. Vediamo gli altri cosa dicono. Vai da qualche parte? Cosa posso viaggiare? Che cosa vende? Corno di richiamo che abbiamo già. Sì. Che è l'osso del ritorno, guardi. Bacci piano, ce l'abbiamo anche qui? No, ma mettiamolo che è importante, secondo me. Eccolo qua. E lui è il capo invece? Sei un vero fabbro delle montagne? Parla. Tu e io, se rimuovi ogni cosa, non sono nemmeno, dimostrerai come. Lavora? Che cavolo vuol dire lavora? E Lavoro, lavoro. cosa facciamo lavorare? Ti chiede delle cose. E non ce l'ho. Niente. Quando le hai ti dà delle ricompense. Fatti forza. Non male, non male. Quindi basta? Non abbiamo trovato l'alchimista, però, che è la cosa più importante. Forse ce l'avevamo? No. Mago, chierico, guida. Ho Non ce l'abbiamo? detto cosa c'ho. Ho due chierici, due mercenari, due guide e due maghi. Non abbiamo l'alchimista di pietra? No. O meno che non se l'abbiamo messo nell'alt, ma non credo. E mo dove andiamo? No, è giusto così. Va bene. Adesso proseguiamo l'esplorazione della nuova area. Quindi torno Anzi, no, indietro? no. Usa la guida. Puoi viaggiare con la guida. Perché dove andiamo? All'inizio, al primo santuario. Perché? Perché ci mettiamo una guida anche lì. E qual è il primo santuario? Costa dei brividi? Minchia, mi apre la porta. E lo mettiamo anche qua? Il mago e il chierico, niente? Mettiamo un chierico qua. Messo? Sì. Questo? Impara miracoli. Non possiamo. Acquista oggetti. Non possiamo fare nulla. Niente, non si può fare. Ora Ecco, cosa però facciamo? vende dei miracoli che possiamo comprargli. Perché? Ma non possiamo farlo adesso. Non hai l'oro? Ah, è per quello? Ah no, minchia quanto costa questo? Purificare? Ma non compriamo cose inutili, scusami. Arma benedetta devi comprare. Comprato poi? Basta, quell'altro è purificare, ma costa Purificare un... cosa fa? Il veleno e l'altro? Veleno. Ma l'hai comprato arma benedetta? Sì. Ok, basta, basta. Va bene così. Poi? Basta, basta. Adesso, visto che siamo qui, andiamo a uccidere quell'acaro che abbiamo Dov'è? lasciato indietro. Sotto il banchetto marcescente. Non me lo ricordo dov'era. Ti guido io. Dica. Vai sotto, nel shortcut sotto. Ma sotto dove? Dietro? No, no, lì a destra, verso il primo livello. Ok. Vai sotto, dove c'era quello spettro fastidioso. Sono ovunque. Non devi scendere. No, non devi scendere di dove stai scendendo, devi andare avanti sopra.
Che c'è Non un so se hai fucchio capito. di Di bottiglie che bottigliette, ti indicavano la sì. Tanto stiamo trovando zanne infinite, robe, oggetti di crafting. andando giusto? Sì, giusto. Lì c'è un mercante che ti chiede. No, Madonna. no, ok, stai già andando giusto, è già giusto. Devo andare al mercante? No, 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 è già giusto, è lì sotto. Prende, prende, piglia, piglia, piglia. Ti ricordi come va affrontato? No. Ma? Ma spero di metterci meno adesso. Beh, gli togli 10 adesso. Prima gli togli 3. Molto difficile. Mm? Chissà se mi fa meno danno anche lui. Sì, mi fa meno danno, non muoio subito. Ma siamo molto più forti adesso. Siamo più forti? Minchia, ma quanto ci voleva prima se no? Guarda, già ci sto mettendo tanto adesso. Figuriamoci. Perché non mi Sì. cura? Ecco, non c'avevo la pagnotta messa. È morto. Tutto qua? Niente. Cosa ti ha droppato? Ah. Quindi? Pigliato. Vabbè, niente. Quindi? Che facciamo? Torniamo dove eravamo prima. Mamma mia, ma in teoria mi devo droppare qualcosa, o se devo metterci l'anello, era meglio, eh? Diciamo una buona percentuale di droppare un oggetto, però vabbè. Era meglio mettersi l'anello, scusami. No? Vabbè, Che oggetto era? Era buono? vabbè. Un oggetto avanzato di crafting, ma vabbè. Ah. Dove andiamo? Dove Torniamo alla fortezza sommersa. andiamo? Non i boschi che osservano. No, i boschi è dove c'era l'alchimista. Quante Cosa vuol dire visite? volte ci sei stato in quel santuario? Ah. Ok, e adesso? Esploriamo la zona della fortezza Ma io prima non sommersa. sono andato giù tutto. Appunto. Torno indietro allora. Poi no, vai prima avanti, avanti non c'è nulla tanto. Ma vedi, mi fa impazzire. Paura di questi salti. Qua c'è un morto. Anello del fuoco e del cielo, è buono questo. Non per noi, è un anello ottimo per le classi magiche, che usano la magia. Vanifica lo squilibrio elementale, boh. Sì. Però da dove vado adesso? Non c'è più niente qua. Torno indietro. Pigliando, Perché? Dobbiamo andare giù sotto dove c'erano i mangiavomito. ma perché si chiamano così? E perché mi stanno, perché mi fanno il culo? Perché si chiamano così? Perché, cioè, questi alien, questi qua che sembrano cose di alien si chiamano mangiavomito. Ma però il vomito non se lo stanno mangiando, è quello che io non capisco. Sono Non so più minchia che cosa. botta Sono che gli fa quel danno là, quello là fa un danno pazzesco. come Brian Griffin. Ecco, Vabbè. proseguendo qua a destra troveremo. Minchia, scusa, vabbè. Proseguendo a destra troveremo un patibolo. Il Eccolo. patibolo è mio questo primo. Quello gli dà vita infinita, quello lì. Oh Ecco, cazzo. il primo esemplare di disturbantissimo cercacuori. Si chiama cercacuori, è un occhio, un neonato con un occhio gigante, che praticamente devi uccidere immediatamente perché dà invincibilità a dei mostri che controlla. Ok, si è morto. Palle. Appena li vedi, sono i primi bersagli a essere uccisi perché rendono Ho avuto un bel po' invincibili. di sfiga là comunque. Sai cosa? Questi qua li salto, fanculo, vado giù. Ciao. Che ti seguono, eh? Ti sono morto io, facendo così. Mi piace quando dici così. Cosa? Ma
che cazzo è successo lì? Si è buggato il gioco, boh. Assurdo. Ci sono morto così, mi piace questa cosa. Ah, guarda. Guarda, ma poi mi afferra, mi stritola. No, è impossibile. Come fai? È impossibile. Devi uccidere il cercacuore. Ma non ce la facevo, cioè, quelli mi saltano addosso, mi stritolano, mi mangiano vivo. Mi saltano addosso. Curimo. Ma mi saltano addosso, è impossibile la parte là. Ti hai lasciato 3000 sali però, io ti consiglierei di tornarci. No, non ho lasciato, li ho persi. Come li ho persi? No. Sì, sì. Persi. Ah. Sono scarsi, come c'è questo occhio di merda. Questo occhio di merda. Vedi, adesso ce l'ho fatta perché l'avevo già ucciso prima. Questo occhio di merda. È effettivamente un occhio di merda. Vedi, anche Fede lo dice. Guarda, non si fa beccare, guarda, va. Mai visto come si fa beccare, va. Ecco, proseguendo avanti, troveremo un posto particolare. Non so se ci sei già entrato. Ma oddio, mi smacherà un amico, invece non è vero. Ecco, la sala rossa delle gabbie. La Red Hall of Cages. Che è, diciamo, l'area dove troveremo la nostra arma definitiva per la run. Sì. Dov'è? Ma qua muoio? Vado avanti? No, esatto, questo è solo. No, è solo un piccolo spoiler della zona. Ma vado avanti, qua si muore. No, muori, torna indietro. È solo ti fa vedere un ingresso. Ti fa un piccolo spoiler di un'area avanzata. Ok, torniamo indietro. Sai che se fossi stato da solo ci sarei saltato là. Ah. Non ci credi? Voglia. La sala rossa delle gabbie, come potete immaginare dal nome, è una brutta zona. Ma le gabbie fanno male? No, le gabbie sono racchiudono i prigionieri. È una prigione, infatti. Dice Bolo che fa troppi spoiler. Dicono, eh. Invece, ecco, scendendo sotto, andando in quell'ingresso lì sotto, troviamo un'altra zona. Che è la caverna di Hager. Però, è fine a se stessa, però, che non posso esplorarla. Esatto. Ti ricorda qualcosa la caverna di Hager? No. Secondo me c'è un boss qua. Infatti. Ciclope Kraken. È forte? In realtà non troppo. Praticamente incontriamo ancora per la seconda volta la parola Kraken. Beh, no, prima eravamo tipo morco demonio. Viene usata per indicare una specie di. No, non il Kraken, ma quello classico della mitologia, ma queste specie di mostri neri, grigi, con tanti aculei e praticamente dei demoni. Questo è un punto lento, è un sostituto di demone. Mi sta facendo il culo, eh. Ma io vedo che glielo stai facendo tu. Ma già glato, non c'è verso. Appena tornavo su in vita ho fatto la capriola e mi ammazzavo lo stesso anche facevo la capriola, due o tre volte di fila così. Cosa conveniva a fare là per togliersi dall'attacco? Andare dietro. L'ho fatto, mi prendeva lo stesso. Quittare. Eh? Praticamente, vabbè. Abbiamo visto come Kraken indica appunto dei demoni. Dica. Quella parola indica in questo caso dei demoni, delle creature oscure. Guarda di come mi ha preso! Quello è un bug, eh! Guarda, quello è il classico bug, guarda come mi ha preso lì. No, è un bug, ma succede sempre. Cioè, se stava in quella situazione lì ti beccherà sempre. Ah, mi ha preso anche adesso, sì. Guarda, prima non mi beccava così.
In realtà è un boss che ha un'arena molto grande. Tu puoi muoverti tanto. Allora scappo via. Vedi, secca quando non mi passa dall'altra parte, mi secca sta cosa, guarda. Vedi che non devi all'attacco. Non devi attacchi, non li fa. Non c'è modo di fare la capriola più lunga. Essere più leggero. Oppure c'è un anello che te lo fa fare. Ma più lunga, non dico più veloce. Più lunga, più lunga. Mettiamoci quell'anello allora. Ma non ce l'abbiamo. Sì che ce l'abbiamo. No. È quello che aumenta la velocità. Oh, l'anello che aumenta la velocità io. Ce n'è uno che aumenta la durata della rotolata. Comunque non è difficile, il problema è che becco dei danni che non dovrei beccare. Ti ricordi che è lo scudo, eh? Ma siamo sicuri che para con le ciospe incredibili. In alternativa allora se non serve arma due mani. Qual è il tasto per fare arma due mani? Poi dovevo mettere sempre pausa, start e farlo. No, è quanto bravo mi fanno. Guardate per attaccare, tu ma ti ricordi? No, non me ne ricordo. C'è un tasto, delle frecce. Qual è? No, comincia a incazzarsi secondo me. Vedi! Adesso mi fa le juggle. Qua. Minchia, pelo qua. Cioè, in un certo punto mi fa le juggle, io non posso fare più niente, provo anche a difendermi tutto. E qui va per terra, qua. Ora mi becco tutti gli attacchi. Vedi, è la cosa mia è andata dall'altra parte. Se uccide sto vicino mi ammazzo. Sì, devi andare di lì. No, come non ti dà. Vabbè, mi sa che adesso dovrei farcela. Vai. Cioè, se non aveva quei cazzo di colpi juggle, che non abbiamo freddi invincibilità, ci becca lo stesso. E adesso? Chiave verde, corno del ciclope, Kraken. La roba è strana abbiamo preso. Sì, proseguendo dietro di lui. Era del recinto di cristallo. Ma è questo? In un luogo familiare, con un oggetto molto utile. No, mi potevo buttare di là. Vabbè, torno indietro. Mi hai guardato l'anello? Dimezza l'effetto della concentrazione sulla fatica. Che vuol dire? Niente, cosa per la magia, lascia stare. Vabbè, torniamo indietro. Sì. Presa? Ti ricordo quindi cos'è che noi stiamo cercando qua. Stiamo cercando, cioè noi già siamo venuti qua. Ah, è perché... Oh, fauci del mangiavomito intanto. Per trovare le fauci del mangiavomito siamo arrivati qua. Giusto, adesso le abbiamo trovate e possiamo andare via, no? Esatto. A parte quello... Perché a noi ci serve un modo per superare il ponte rotto che porta al castello dove dovrebbe essere la principessa. Ma siamo ancora in quella cosa lì della via lunga, via breve, eccetera eccetera, oppure abbiamo passato anche quella cosa? Sì, siamo in quella cosa. Ci servono del sale? Ci serviva del sale? No? No, ho già fatto tutto. Saliamo di livello. Possiamo fare un bel po' di cose. Potremmo cominciare con i miracoli? No. Dimmi te. Portiamo destrezza 15. È già 15. Ah. Poi? In forza di volontà quant'è? 16. Quanti punti hai? 3. Quando è che... Dov'è il chierico di classe 1? E dov'è? A destra. Ci vuole 1, 2, 3, 4, il quinto. Però mentre ci arriviamo facciamo 4 punti a saggezza. Quindi? Interessante. E chierico di classe 2? Eh...
Dopo servono 1, 2, 3, 4. Ok, conta che per il tra due boss dobbiamo avere quasi sicuramente il chierico di classe 2. Ok, allora cominciamo a farlo. Basta. Abbiamo saggezza 9. Ok, ma adesso non so più dove andare. Adesso? E in teoria abbiamo visto tutte le zone. No, no, esplora bene la fortezza, devi tornare indietro. Abbiamo preso una chiave però. Esatto, e non abbiamo trovato la porta. Io mi ricordo mentre stavo andando nel boss ho visto una zona in alto che non ci siamo andati. Ma la fortezza dove devo esplorarla? Perché non ho capito Stai in alto, non scendere più giù. dove. Mamma mia, sti qui tolgono un pacco di vita, queste stronzette. Ti ricordo che per una Covenant bisogna farmare le fauci del Mangiaromi. Non è che mi ricordo, non me l'hai mai detto. Ma devo tornare indietro? Devi andare in alto, nella zona più alta della fortezza. E come faccio ad arrivarci? Torna lì, torna, bravo, bravo, di lì, di lì. Dove stavi andando giusto, in quella grotta. Poi? Non andare sopra, anche qua non puoi andare. Sono ottimi per farmare, eh? Guarda che hai già un livello. Sì, ma qua siamo già stati. Sei sicuro che è di qua, eh? Devi andare a metà dell'ascensore. Non ci siamo già stati? Mi sembrava che. Ah, ci siamo già stati nei boschi. Sono i boschi questi. Allora piglia. No, no, allora abbiamo sbagliato. Te l'ho detto che ci siamo già stati, non ti fidi. Torna indietro, torna. Devi andare in alto in qualche modo. Ah, ho capito. Da dove c'è il santuario, devi salire sopra. In alto, No, sono dentro di un botto. in alto. No, fatti la scorciatoia, veloce. Se vai sotto, con l'ascensore si sono subito. Ma un commento su questa build che ora ti soddisfa? Sì, veloce, veloce. Sono curioso di vedere con Lucciran come andrà, se ci troveremo questa UCI da qualche parte. Che non si chiama così, però sì, la troveremo. Come si chiama? Si chiama Taci. Shut up, tipo. No. Oddio! Quello è un bug però, dimmi che non è, quello non è un bug perché non ci credo. Cioè, guarda. Adesso Dove? vedrai. Ah, quella scivolata. Cioè, ha fatto un salto mai inconcepibile. Guarda che Qui ci pezzo. sono tante cose sopra, sotto, esploro un pochettino. Guarda questo! Mamma, stiamo che prepping. Ma là c'è un boss. C'è un boss di qua, eh. Che facciamo? L'hai vista bene la parte inferiore? No. Ma. Però magari non posso più salire. Ho usato chiave verde. Devo andare di qua, eh. No. Immaginavo. Devi andare dal boss, però prima di andare dal boss guarda bene la parte prima in basso. Ma qua vado qua in basso muoio. Dove vado? In basso dove? Non ci sono degli oggetti di sotto. Ma sotto dove? Proprio indietro. Sta per pigliare, ti Vedi che avviso. puoi scendere lì. È vero.
Sfera di cristallo trovata. Cos'è? Distruggila in un santuario per convertirlo alla tua fede. Ah, sì, quello che avevi detto tu all'inizio. Era uno dei doni che potevamo scegliere Oh, all'inizio. no, no. Dai, un errore è stato. Ah, ecco, vedi come si prende quell'oggetto? Ecco come si prende. Non così. Oh, non così mi fa la fa pigliare però. Vedo se ci torniamo. Ti ricordo che noi siamo venuti in cerca di un giullare, perché il giullare Ah, il giullare conosce non un ricordo, l'aveva detto segreto. il tizio, quello che parlava di tutto. Esatto, il giullare conosce il segreto per attraversare delle parti che non possiamo attraversare al momento. Anello placcato. Aumenta la forza, non ci interessa. Non ci interessa. Un sacco di sale. Luce! Importante luce. È un miracolo e sarà importante in alcune zone dopo, perché ho la torcia o quello. Boh, abbiamo finito, Solamente serve fare il boss e basta adesso. che. Solamente che la torcia proibisce l'uso dello scudo, Eh quindi. sì. Quindi facciamo un livello. Minchia, abbiamo un sacco di soldi, però non conviene spenderli in qualche modo. Non c'è una banca, eh? No. Minchia, di quanto non si fa questo livello? Tra un livello siamo 10, eh? Di Bene, classe 1. No, ho sbagliato strada. bene. Adesso andiamo a vedere. Un altro boss ancora siamo, quindi. Però Sì. c'è anche quella zona lì che non mi ha fatto andare, che saliva verso la sinistra in alto, con la chiave di verde che abbiamo usato. Ci andiamo dopo il boss. Posso arrivare al boss Questo senza farmi danno è un qua? boss tra virgolette opzionale, nel senso che se tu non batti il boss che abbiamo battuto prima, il ciclope Kraken, sei obbligato a fare quel boss in cui stiamo andando Sì, adesso. ma Se lì invece lo mi ha batti. preso con l'aimbot e quello mi ha fatto cadere. Se invece lo batti, ti dà la possibilità con la chiave verde di skippare interamente questo boss, che però a livello di lore è molto importante. Guarda, quello continua a lanciarmi la merda mentre sto attaccando. Ma che noia. È un casino arrivare al boss senza fare tutte quelle. Questo qua, ecco, tutti i boss fino adesso sono stati tutti veloci da arrivare. Questo qua è un po' più problematico. Speriamo non sia troppo difficile. Il falso giullare, quello che stiamo cercando noi, questo qua però è falso. Esatto, so perché. Ecco, provo a tirare delle bighe. Fa dei versi strani. Non sono versi da giullare questi. Non sono anche versi umani, insieme. Sai cosa ho notato? Che è più veloce il mio omino a dopo un attacco a schivare che a difendersi con lo scudo. Non so se è una minchiata, ma. Cioè, se ti difendi e basta, bene, se no è così. Mi sta facendo il culo. Comunque stiamo facendo un danno abbastanza grosso, Non è perché siamo abbiamo nerdato di destrezza. Bene, è morto male. Era un tentativo. per avere solo un pugnale gli fai tanto danno. Meno male, sono contento. Perfetto. Tanti 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 soldi, tanta sale, orecchio del falso giullare. Oh, abbiamo fatto. Sai che abbiamo fatto una sfida dal capo, possiamo tornare indietro, secondo me. Conviene? E dopo ci andiamo. Ma se usassimo il corno? No, finisci qui che c'è una bella azione delle cosine. C'è un save point qua. Ok. Io userei il corno così. Ecco, no, non lo possiamo più usare. Puttana. No, È non posso successo? andare di là. Abbiamo troppa roba, piglia male. A Fede è piaciuto il Adesso dobbiamo andare combattimento, dove però c'era mamma la mia era chiave difficile verde. Devi questa. andare dove c'era la chiave.
sto sbagliando quindi adesso. Dove abbiamo usato la chiave verde devi Io sto andare. sbagliando adesso. Sì. Però ci sono delle cose qua, ma pazienza. E perché esisteva un falso giullare? Voleva ingannare qualcuno? Perché in realtà per la gente del posto quello era il vero giullare. E come ci fanno a sapere che è falso? Incredibile. Cioè lo sappiamo noi, cioè lo sa il gioco. Ah, e questa è la shortcut, eh? Per evitare il falso giullare. Sì. Minchia, ma manco fosse così difficile. E adesso? Adesso possiamo andare su. No. E qui succederà una cosa particolare. C'è un tizio. Sei qui per fare due chiacchiere, da quanto ne so potresti voler combattere. Costume da giullare. Il giullare lui? Che Sì, questo è il vero giullare. buono il vestito suo. Interessante, sì. Ah, mi sembra che fa cagare. Fa schifo, fa il costume da giullare. Però se, fidati, tienilo. Dove vengo io? Dentro e fuori, giù e su e giù. Minchia, che culo. Piatto, tazza, ciotola, ecco l'anima di Via Vedova che rotola. Questo sembra più che giullare, sembra tipo il cappellaio matto, un pazzo da regare. Mi piacerebbe avere una vista così, fidati che autentica, signor sì, gomito, mascella, bacino, ecco una tomba sul fondale. Ma secondo me queste filastrocche del cazzo vogliono dire qualcosa. Ho detto Assolutamente. di sì per sbaglio. È giusto. È Meno giusto, è male, giusto, hai vecchio detto bene. spammato. Non temere, porgi la tua mano. Qui c'è proprio un potere non vano. Bianco, ardente, caldo e comprensione di ferro saldo. Sì. Vado? Mi a me. No, questo è come la mucca. Mi ha dato il Esatto. simbolo. Fai. Oh, sì! Ah! Marchio vertigine. E abbiamo una barra bianca. Pure quella era perché abbiamo fatto la fede. Non c'entra nulla. No, Cerca le assolutamente. pietre sacre, troverai. Ciò che seguirà, sono certo lo saprai. Fatto fede e fievolezza. Ecco la cava Parla sotto di. l'ombra di Finisci Castiglia. gli dialoghi, è importante. Ha finito, mi sa. Sì. Fatto fede e fievolezza, ecco la calma sotto l'ombra di tristezza. Non ha detto più nient'altro. Ok. E adesso, oh Adesso ti. mamma! No! Hai visto che è successo? Sì. E che cosa servivano gli obelischi? E mo? Adesso possiamo attivarli tutti. Oh mamma, che c'è? Io c'ho troppo. Scudo d'argento! Questa è una bomba, eh? Sì, è una bombissima. Sì, ma non me lo posso mettere. È una bombissima. Qua sopra non ci posso andare. Non ci posso andare là sopra, che cavolo. Adesso un bravo giocatore cosa farebbe? Intanto ho tirato una shortcut. Io tornerei indietro e mi salirei di livello. Il banchetto marcescente. Qua ce l'avamo già, eh. Dove c'è il mercante? È il primo livello, sì. Un Cosa facciamo? bravo giocatore, appunto, cosa farebbe? Cioè Torna andrebbe a indietro cercare tutti. da dove è partito e si fa tutti gli obelischi. Sì, ma noi siamo dei bravi giocatori. Esatto, No. quindi cosa facciamo? Ce ne sbattiamo le palle? No, c'è la wikia, ovvero ball, Quindi ci sono che ti quelli dà, che ti dice. attivabili che hanno senso e quelli che non hanno senso. Hanno tutti senso. Cioè, ti dico direttamente dove sono, così si fa prima, non Ah, giriamo sì, inutilmente. certo. Mamma mia, meno male che abbiamo una wiki. Uno è subito da dove sei arrivato, cioè, appena prima del giullare. Ah, devo tornare indietro? Sì. Ah, forse ho capito anche dov'è. Dove ci sono gli stronzi che mi ammazzeranno di sicuro adesso. Ma non voglio perdere tutti questi soldi e queste sale. Ah, piglia, piglia. Notiamo che il giullare è sparito, eh. Ah, è vero. Come mai eravamo così. Oh, ma che cavolo. Oh merda, patto dei banditi. Alchimista di pietra. È Vedi, l'abbiamo provato. importante? Assolutamente. Ah, è come il titolo della streaming. Sì. Merda, quasi muore, io ho paura, eh. Quasi crepa, Qua, qui sicuro. ci sono dei nemici veramente ostici in questa caverna e trappole.
Possiamo andare via. Che È c'è un una grotta sacco. piena zeppa di trappole, marchingegni e nemici, però Possiamo sembra andare divisa via, eh? niente male. Che facciamo? Cioè, c'è una sfera di cristallo, ci sono dei mob. C'è il primo. Che faccio? Dei Torno fight, c'è cioè il primo. indietro? No, esplora la caverna. Mi Come pare esplorare che la sia il caverna? primo scorticatore. Muoio! C'è un sacco di sale! C'è anche il primo scorticatore sotto, che è un nemico abbastanza tosto. Come sotto? No, no, che cosa? No, Sì. Ecco, non ci va! Dai, dai, fammi tornare indietro! lì dove sei tu c'è lo scorticatore. No, non voglio andare dallo scorticatore, cazzo! Vabbè. E quindi che fai? Vai a Voglio bombardare un santuario? andare a spendere un po' di soldi, salire di livello, abbiamo un sacco di livelli da fare. Allora scappa, però qui sappi che c'è della roba. Va Ma possiamo tornarci dopo? bene, va bene. Era per risparmiare tempo. Vabbè, ma muoio secondo te? Guarda, se io muoio. Chiavi di bronzo ho trovato. Se io muoio qua, ti giuro che impazzisco, eh. Ci potessi morire sicuramente. Io direi di andare via. No, no, ormai ci rimango. Questo mi alita addosso. Orecchio della mostrità rigonfia. Ho aperto qualcosa. Non so cosa però. C'è un ascensore, ci vado? Sì, è un. Ti riporterà in un posto noto. Ma c'è un coso per farmi livello? Sta pigliando, eh? È noto questo posto, ma è noto che si muove. Io sento altre trappole qua, eh. Sì, ci sono delle balestre. Io non mi ricordo qua dove siamo. Mi sembra nuova sta zona, sei sicuro che abbiamo già Oh vista? no, Sei ho capito che zona è, scappa subito. sicuro? Sì. Sicuro sicuro? Sì, è la zona dove c'è la pila di cadaveri, i cani e quelli che lanciano le Ma l'abbiamo già vista, eh? asce. Sì, ci siamo anche morti 2 o 3 volte ieri. Posso tornare indietro, tutto indietro, quindi? Io esplorerei la caverna. Ma giù c'è lo scorticatore! Sono anche altre cose oltre allo scorticatore. Ma qual è lo scorticatore? È quello che c'è al buio sotto. Ma l'abbiamo già ucciso? No. Ma l'ho ucciso io uno scorticatore? No. Come cazzo è fatto? Gonna di ametista, corsetto di ametista. Quello è ottimo, Da mettere? eh. Sì, Possiamo non fare un'altra adesso. volta, c'è un sacco di roba, io muoio qua, eh. C'è lo scorticatore alla tua Quanto è destra, forte il giusto? Sì. scorticatore? Ce la faccio secondo te? È lì, è quello lì Ma ce con la la faccio cosa, con secondo te l'uncino. ammazzarlo? Ah. Dimmi te. Ti one shotta. No, no, non lo faccio, sei scemo. Non lo faccio, sono indietro. Torniamo indietro, vado via, vabbè. Ritorno Guarda indietro. quante, guarda che ti stanno sparando delle frecce dall'alto anche. Sto tornando indietro io, No, fai tutto tranne quello. eh. L'ho Vabbè. fatto. Comunque, vedi tutto. Ecco, adesso qua, anche in keep, c'è un altro di quegli obelischi da attivare, dove c'è un salto che ci sono morto 3 volte. Ecco, mi fa andare prima a salvarmi di fare sta cosa. Perché ti butta sotto sopra e devi fare dei salti Facciamolo lunghissimi che sono dopo, prima quasi vado a affetti. salvare. Io poi ci muoio. No, è una fuga, è una fuga. GB, fuga GB, fuga GB. Ma questo dove cazzo sta andando? Però sai qual è il problema vero? È che non hai i soldi, come facciamo a... È un casino con i soldi. I soldi non si possono buttare Sì, ma secondo me li fottono se muoio. Mamma mia, siamo ultra livellati secondo te? overlivellati, assolutamente. Cosa facciamo adesso? Posso fare... Boh. Quant'è che bisogna arrivare a chierico di classe 2? Sì. Ci arriviamo? Avviciniamoci al chierico di classe 2. Mancano due livelli, ci arrivo.
È buono? Sì. Adesso, Sì. visto che abbiamo quello di classe 1, Sì. possiamo mettere un miracolo di classe 1. Mi sembra che ce l'abbiamo. Rammendo o luce? Controlla. È un rammento, rammendo. Mettilo. Ripristina alcuni Anche lui. HP. Sì, mettilo. Metto anche, posso mettere quanto ne voglio. A quello serve classe 2 quell'altro. Ma io l'avevo fatto questo. Ah no, sono altre cose. Ah. Ok, possiamo andare adesso, anche se mi preoccupano un pochino i soldi, mi preoccupano. No, non abbiamo chiamato l'alchimista. Ah, non possiamo qua. C'hai dei santuari vuoti? No, non ce Cioè, li ha, sì, il però. primo. No. Il primo, sì. Vuoto del tutto no, ma quello lì No. manca uno. No, è pieno, fidati. No. Ah no, è pieno, porco cane. Abbiamo messo la chierica di merda che non serve a nulla. Vabbè, abbiamo tutti gli altri, abbiamo. No, ragazzi, non puoi perché non sono del tuo credo. Possiamo mandare via qualcuno? No, per adesso no. Potevamo Fa non niente, mettere il aspettiamo. mercante, secondo me era inutile il mercante. Tanto ci eravamo già dall'altra parte. Vabbè, usiamolo, dai, compagni della roba. Come usiamolo? Compagni delle armi a caso, così buttiamo giù un po' di soldi. Ma no, a caso no, che senso ha? Se Vabbè, allora poi non lo niente. usiamo. Tipo, non so. Tipo grosso. Bisaccia di sale e grosso sacco di sale lo prendiamo? No. Questi sono gli unici che avevi preso. Scusa, no, comprale dal fabbro le armi. Lui non ce l'ha le armi, comprale dal Ma non fabbro. volevo comprare le armi se però non le usiamo. Che cacchio di senso ha comprare le armi se però non le usiamo? Compriamo la spada dei variaghi. Ma non ha senso comprare se poi non le usiamo. Che senso ha? Ma mi spieghi il senso? Mi sono botto poi. Non ha senso secondo me Allora comprarle. andiamo a comprare il set quello bianco, quello set speciale che abbiamo trovato ieri, costava un botto. Dov'è? Quel tizio che perdona i peccati, E lo come si fa ad prendevo. andarci? Vai, andiamo quello. È lontano, adesso ci Vai, andremo dopo. indietreggiamo, dov'è? L'hai fatta No. prendere, guarda, ti giuro che le piglia, mi hai fatto fare un sacco di cose inutili, vabbè. Lascia. Non Voglio. abbiamo Ma bisogno quello di bisogna niente, spendere siamo già sale a un o livello. soldi? Siamo già a un livello extra, cioè troppo alto, quindi va bene così. No, per me non esiste troppo alto. Adesso ci divertiamo con l'obelisco che mette tutto sotto e la fa pigliare. Toccami la Ciao, dove chiappaccia devo allo andare? Spider-Pork. Spider-Pork. Dove devo andare? Esplora un po' dentro, fuori. Non c'è qualche segreto strano. Ciondolo vorace, questo è buono? Ecco lì dove hai trovato il ciondolo, c'è un salto in no sense da fare. Come si fa? Buttati giù. Ma con una bella rincorsa, eh? No, stai tornando indietro. Ah, torna dove c'era il ciondolo. E ti devi buttare giù. No, lasciati cadere solo. Sicuro? Vai. Cioè, vado a destra e basta? Occhio, stai molto attento. No, dimmi dov'è di preciso! Non lo so, vai a destra, No, stai come non lo buttati dove. sai? Vai, Dimmi vai, vai. dov'è! Buttati. Ah, perla grigia, è questo? Minchia, quello è un segreto bomba, E adesso? Dove andiamo? Vai, prosegui di lì. Dove? Destra o sinistra? Ah, in uno c'è la morte, mi ricordo. No, probabilmente muori a destra, vai a sinistra. Sei sicuro? Sì. Poi? Poi c'è Spider-Pork, Torniamo indietro dove Spider-Pork. eravamo prima. Sì. Ma La piglia, eh? wiki ha da messaggi fuorvianti. No, mamma mia, questa piglia. Sì. Scudo ascariano. Dove andiamo? Mancano altre cose interessanti? Sì, c'è l'altra torre dove c'era il torturatore. E che cacchio è il torturatore? Quella caverna di prima dove siamo scappati. Dobbiamo tornare di là di nuovo? Sì, dobbiamo esplorarla tutta quella.
Ma sei sicuro? Eh. Ma sono più lo basso quello lì? No, 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 no. Allora non lo faccio. Ma certo che lo batti. Ma la wiki è un messaggio fuorviante, secondo te? La wiki, eh? Sì. No, qua muoio. Da che parte è che ad andare giù dove c'è lo stronzone? Giralo tutto bene, giralo bene questo. Ma allora mi manca la parte in alto e la parte sotto. Tu giralo tutto. Sono fatto malissimo. No, prima mi faccio questo, sennò che senso è? Minchia, mi fa malissimo questo, ma bisogna farlo coi perri? No. Sei sicuro? Ma lui usa lo scudo però. Perché non vedo un cazzo più? Perché mi ha tolto via il coso? Quanta vita ha questo stro... Oh, l'ho ucciso, incredibile! Minchia, non era così facile comunque, eh. Come è andata bene? Vabbè. Esplora bene di sotto. Smettine un altro. Sento rumori strani, eh. Tipo? Sala rossa delle gabbie. Però non ci posso andare. Tipo come se qualcuno stia digerendo male, però. Sono i rumori classici di quel livello. Ma non posso andarci, devo tornare di su di nuovo. Non posso fare nulla qua. Ok, esploriamo questo. Vado ad andare qua. Legato. Ma un commento per ora su Salt? Mette scimmia. Mette scimmia. Di morire. Siamo soddisfatti della build o no? Abbastanza, me l'hai già chiesto. Non sono soddisfatto proprio di queste linee che sto prendendo. Dai, di nuovo! Che noia! Porca miseria, ora quello lì me lo becco con la trappola, Porca miseria. Sta pigliando, secondo te? Toccami la cappa sullo Spider-Port. Eh? Allora, becco, che te ne culo. No, c'è di nuovo. Ma qua siamo già stati. No, abbiamo esplorato tutte, Finito, non c'è più niente. Perfetto. Allora, le prossime sono nel banchetto marcescente, nel passo dei banditi, nel villaggio dei sorrisi. Ma come faccio? Io uso il corno. No. Vado a Costa dei Brividi o Fortezza Sommersa? Costa dei Brividi. Hai visto che conviene? È inutile andare di qua, te l'avevo detto io. No, no, no. Se comprassimo purificare? No, rianimare? Rianimare? No, non serve a niente. Vaffan, brother. Insomma, non ci posso spendere i nostri soldi. Dove andiamo adesso? Andiamo a fare gli altri. Dove sono? Allora, in cima al banchetto marcescente. E dov'è? Destra o sinistra? Sto andando a caso io, Destra, destra. Una cosa certa in questo gioco, le frecce me le becco sempre in the face. Ah, il bacchetto è molto scelto, sì. Ecco, sali lì. Usa la scala esterna. No, vabbè, ho messo un po'. Vai, pigliata. Poi? Ti ricordi dov'era? No, assolutamente no. In cima nella torre di destra, di sinistra, scusa, queste qua. Sali in alto, perché poi da questo lato.
Oh, ora non li ammazziamo male sti stronzetti adesso. One shot titani. Meno male. Te non eri soddisfatto di questo pugnale invece? Ma l'uccidanno è ancora più forte? È ancora più forte, però comunque. Devo andare anche in alto? Sì. Ma esiste un sorso senza lucidanne? No. Eccolo, è vero. Questo mi sa che è il primo che abbiamo visto, forse, addirittura. Occhio di Berserk è annegato, mi piace. Quindi ci sarà sopra una cosa molto particolare. Questo ho fatto male da questa parte? Forse sì. Non so se sto facendo bene o male, eh. No! Vabbè. Cosa no? Sei morto? No, peggio. Sai quanto tempo ci metto adesso a ammazzarlo questo maledetto? Ma se faccio cadere di giù? Ma cade giù? Meno male. Magari poi non riuscivo a prendere la cosa che lasciavo. Qua perfetto l'ho fatto. Secondo me muore adesso. No? Ah. Anello scintillante guida di pietra. Anello scintillante, questo mi pare un bel nome. Aumenta il potere di guarigione. Interessante? Sì, ma non al momento. Però c'è un baule molto interessante lì. Ma dove? Non vedo nessun baule. Per la nera, non vedo nessun baule io. Come? Adesso? No. Beh, l'hai missato, vabbè. Ma sei sicuro che c'è? Sì. Dove? Alla destra, lui era al centro, il cavaliere, in alto al centro, c'erano due oggetti, uno alla sua sinistra e uno alla sua destra sotto. Oh mio Dio, non si vedeva però, cazzo. Oh, tutte e sette da cavaliere che sicuramente non metteremo mai perché è pesantissimo. Vabbè, però vale un bel po' di soldi, è il suo set. Ottimo, possiamo andare via adesso, poi? Prossimo? Prossimo andiamo sempre nel banchetto dove c'era il boss. E dov'era il boss? Nella tatora, quella di Ide. Però devi andare sotto stavolta, non sopra. Il punto più basso di Ide. Non sto andando alla parte sbagliata, quindi? Per ora giusta. Incredibile. Ora è sbagliata, sì, perché stai salendo. No, è andato a salvare. Sta andando bene? Sì, giusto, giusto. Vai a destra adesso, prima o poi, sotto. Soldini, anche se mai sono pieni. Sempre destra. Oh, eccolo qua. Oh, cavolacci. Quanti, tutto il set di Onice. È buono? Pesa ancora di più di quello del cavaliere. Minchia, addirittura. Boh, mo? Adesso dobbiamo andare a fare quello peggiore. Perché peggiore? Perché è difficile. Al villaggio dei sorrisi. Eh? Al villaggio dei sorrisi. Poi ce ne sono due a ben dipare. Ma ci arriviamo velocemente qua, poi volete il trasporto. Villaggio dei sorrisi. No. Ok, sì. Vabbè. Ma siamo vicinissimi, guarda. Ma puoi fare livelli anche? Sì. Perché è venuto? Non capisco perché è venuta una build sgrada. Oh, perché sono troppo forte io. Ma sì che ne abbiamo anche perso un po' di sale, però. Questo che è? Tasca delle fiale. Qui c'è una pozione di energia addizionale. Che differenza fa fra borsa delle cure e tasca delle fiale? Niente. È per la stamina quella. Come? Borsa delle cure e tasca delle fiale?
Borsa delle cure è per la vita, tasca delle fiale è per la stamina. Ma noi non abbiamo la pozione di energia. Non ce l'abbiamo, infatti. Quindi non serve a niente. Ne abbiamo zero, cioè ti darebbe una pozione di energia. Ok, dove andiamo adesso? Sorrisi, viaggio. Villaggio dei sorrisi. Giusto? Andiamo con un sacco di soldi. Ricordati che siamo vicini a quello lì che vende la roba, il set trasparente, là cosa facciamo? Dovevo andare proprio in quella zona. Ok, dov'è? Dove andiamo? Dove Sotto, sotto. andiamo? E lui dov'è? Scendi e vai a destra. Sinistra, scusa. No, shit, ma lui è a destra? Io mi ricordo che lui era a destra. Lui è sinistra. Ma sei sicuro? Vabbè. Andiamo. Qua c'è una zona infame, eh? Infamella. E Ma da che parte devo andare? devi andare a sinistra. Infamella, infamella, voglio un po' di infamella. Ma qua mi fa andare verso l'alto, eh? No. Eh sì. Scendi giù a destra. Ma allora non devo andare a sinistra. Ti ricordo che io vedo in ritardo. No, figlia. Qua, forse? No, 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 no. Figlia, eh? Figlia. E dove devo andare? A destra. Oh, eccolo qua un altro. Andati così. Non mi Perfetto. sembra la grande idea farci fare così, eh. Perfetto, perfetto, giusto. Ma potevo andare anche verso l'alto, mi sa, eh. Non vedo un cacchio. Ma sei sicuro che è giusta, eh? Siamo bloccati adesso. Scendi. Ma scendo dove? È bloccata qua. Non posso fare Devi niente, farlo al contrario. Pensa che sei dritto. Agisci come se fossi dritto. Ma non posso Te l'ho fare detto che niente. è infame. Ma dimmi cosa devo fare. Dimmelo. Salta, non lì, non lì, prima. Salta sulle piattaforme. Fai come se fossi dritto. Ma quali piattaforme? Non vedo nessuna piattaforma. Ah, questa. Questa qui. Ma fino a dove, quale piattaforma devo arrivare? Finché non ti gira. Finché non mi giro nei coglioni, sono già arrivato allora. Questa non te l'aspettavi. Ma che è quello? C'è un mostro assurdo lì. Oh mio Dio! Mi ha fatto girare. Spero che mi ha fatto girare dalla parte giusta perché. Questi sono i gargoyle alati, come vedi. I grandi stronzi alati, sì. Ma Ritardo, vedo. sì. Perché non li becco per tipo E un centimetro? Ma è lì di giusto fianco comunque come sono c'è. messo? Sì, e lì di fianco c'è una papera Oh mio sgozzafeti. Dio, ma ci sono due schifi incredibili ci sono qua. Questo lancia della merda. No, quella è una papera sgozzafeti. Uff. Oddio, è arrivato Luca, Praticamente incredibile. continuerà a sgottare piccole anatre. Da che parte bisogna andare adesso? E a tirartele in faccia. E a esplorare un po', prima a sinistra, poi a destra. C'è un altro obelisco poi, eh. Dopo. Dopo, ah. Il set stracciato. Ma c'è un limite di roba che possiamo raccogliere? No, no, no. Questo sarà il nostro prossimo set. Ah, cioè, nel senso, quello che metterai adesso. Il cappuccio mi sembra buono quello che ho io adesso. Ma sei sicuro? È più schifoso? Sei sicuro? Il set stracciato. Vabbè, io mi fido.
Cioè, praticamente, ma sei sicuro che è meglio? È meglio la gonna ametista, è meglio, sei sicuro? Metti la gonna, metti la gonna. Fa schifo così, fa proprio caccare tanto. Cioè, anche il corsetto ametista è meglio. Cioè, in teoria è meglio, è così, è il meglio di tutti così. In teoria, seguendo la tua teoria, che devo fare la difesa del colpo, È un Vai. cesso a pedali adesso. Effettivamente. E adesso? È un cesso a pedali. E adesso? E adesso? Adesso vai su. Con l'ametista? Oppure sul normale? Posso andare anche sul normale, mi sa. No, Ho sboccato, vai su. non posso andare sul normale. Vai su, girato, devi esplorarlo tutto quella zona, devi girarti. Non si capisce un cazzo, Cosa vuol dire devo girare? Ma dove mi giro? Così? Oh mamma, ci sono altri stronzi qui. No, questi mi ammazzano, già lo so. Io già lo so, questi muoio. Devo fare un po' di tattica, stronza. Poi con quei vestiti sicuramente muori. Beh, guardate, mettete. Sono pessimi. Come sono pessimi? Vedo tu di metterlo così. Sia visivamente che per Ma statistica. hai detto tu di farlo così, testimoni quelli che stanno guardando, eh. No, io volevo mettere quelli stracciati, poi vedi tu. Ma questa. Io sto seguendo la teoria è quello che l'unico che commenta è il colpo. E il colpo. Oh Cristo. C'è un altro sgottapapere. Eh? C'è un'altra sgottapapere. Due sgottapapere. Tre No, tre. sgottapapere. Il Stanno trucco è sgottando, ammazzarli guardali, subito guardali. come un pazzo prima che fanno niente, fanno qualsiasi cosa. Arco Guarda, ricordi fulmineo. come sgottano, guarda come sgottano. Ma sto andando bene? Come siamo troppo livellati? Per un Che po' cazzo ne adesso gli frega? uccelli che troviamo lo perdiamo. Ma per questo mi ha fatto mettere sto cesso a pedali? No! Cosa? Che è successo? Te l'ho detto, adesso per un po' i sali che troviamo li buttiamo via, così ribilanciamo la vita. Non so, mi ricordo manco più dove ero. È brutta quella zona, perché l'ho fatta anche bene, cioè sono morto pure una minchiata. Boh, l'occhio versi. E Io direi che quella zona si abbandona. l'ora di quittare? Non ci si torna più in quella zona. Come? Devo recuperare la roba. Ah, ok, torniamoci. Ma c'è qualcos'altro lì oppure No. possiamo anche teletrasportarci una Ci volta che è sono finita? oggetti, oggettini rari. Ci Ah, minchia, allora perché mi volevi far andare via? sono le tue anime che ti stanno inseguendo. Però non mi vogliono così tanto, perché sennò. Quel pipistrello che ti Sì, ma insegue dov'è? guarda. Che puttana. Qua! Si bugga! Dove cazzo sta andando? Cioè, guarda te! Vabbè. Vediamo un po' se va qui. Va, va! Guarda, è imprendibile! Ma che fanno a prenderlo? Vabbè. Sai che se Guarda, non lo prendi mi entro un sta tot trollando. sparisce, Guarda, vado per prendere lo scherzo. Guarda, guarda, è un troll. Ma che schifo è? Ma io non ho eh? Sai che parole. se non lo prendi entro un tot di tempo, poi sparisce e No, scappa, non è non lo que prendi questo più. qua è uno sbam palese. Questo non è Non è uno vero. sbam. Questo è sbam palese. Vabbè. Ecco, ora sono morto 100%, scommettiamo? Porco demonio, come ora dimmi te come faccio qui. Quitta, 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 scappa, 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 scappa. Oh, no, no, non ce la faccio, non ce la faccio. No, mi sto stufando! Questo è il stupro di gruppo, però, Poi c'è anche. Oh, mi ha dato le Stupido di roba. anime! Minchia, guarda che roba! Stupido di roba. Minchia, guarda, guarda che se mi prendono in contemporanea mi shottano, Poi guarda, sembrano uno solo, invece sono due. Minchia, ce l'abbiamo fatta, incredibile. Minchia, qua è un culo, cioè culo. Incredibile Ma qua. sembri un uovo, sembri un uovo che cammina, tipo. Ho capito, sembri Moro.
Vabbè. Devi andare nell'estrema destra. Ci sono quelli che si picchiano da soli. Qui non c'è nulla, ci sono solo degli arcieri un po' forti, ma non c'è niente di utile. Ecco. Senti, io mi sono rotto però, non è possibile che quello non si aggrappa, non si aggrappa. Non si aggrappa, mai visto che non si aggrappa? Quit, 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 No, no. Dove devo andare? Poi lì a destra, da dove? Quella cosa lì a all'estrema destra? destra, estrema destra. Ma saltando in quei cosi? No, quei cosi lì sono solo degli arcieri che rompono le balle, basta. Qua prima non era così. Dove cazzo sono arrivato? Sono arrivato strada. Ma l'hai trovato l'Ether Shield? Boh, può darsi. Beh, no, no, è quella cosa che devi, dove devi andare, l'Ether Shield. Che cacchio è? Io non so neanche di che stai parlando. Ti dico solo. Ancora quello stronzo lì che maremma. Cos'è sto etere? È lo scudo di etere? Non so. Sono, ti dico solo le morti più assurde le potete fare. Questo qui veramente. Ma ho di nuovo i cosi in teoria, eh. Hai le Non me anime? Oh, adesso non torno allo andare di là. stupro, Devi andare a destra. Non sai andare allo cosa? A stupro. No, non andare allo stupro. destra, ok, vado. Vado. Non sto guardando cosa sto facendo, vado. Facciamo finta che non esistano, facciamo finta che non esistano. Ora facciamo finta di sì. Beh, però qualcuno è andato via però, eh. No, c'è ancora uno stato. Ma questi sono morti. Beh, vedi, bene. Corno del demonetto del lance. Buono, siamo giusti? Stiamo andando bene? C'è gente che piange qui, cos'è? Esatto. Orecchio, l'uomo in gabbia, scudo triangolare. Eccolo lì. Oh, ma non è quello che hai detto te prima, eh. Sì, è lo scudo triangolare. No, tu hai detto scudo Aether È Shield. in inglese, si chiama Ether Shield. Vabbè, non commento. Ma e qua dove Possiamo cazzo vado? fuggire da questa zona. Sei sicuro? Sì. Nella parte alta dove ci sono morto 20 volte non abbiamo visto cosa c'era, No, ci beh. sono solo degli arcieri che ti sparano. Allora che cacata è? Allora dove andiamo adesso? Adesso andiamo a Bandit Pass. Ma uso il corno? O vuoi spendere prima i soldi e comprare il set bianco? Sì, dov'è il set bianco? Non è lontanissimo da qua. Andiamo, veloce, che abbiamo anche poco tempo in teoria. Secondo me riusciamo a finire gli ultimi due obelischi che sono velocissimi e il set bianco, poi Vai, ti piano. andiamo, dove sono queste cose? Come si fa ad Allora, set arrivarci? bianco. Devi tornare indietro. E come si fa? Devi rigirarti con la gravità. Ok, poi? Ok, ho capito Con forse, indietro, sono tutto veloce indietro così. arrivare. Ok, ma non è difficoltà. Oddio, Danny, sai, vedete quantissimo tempo, ma cos'è successo? Non mi trovo più la pagina di ASB Gaming di Twitch, poi ho visto che è associato a questo canale del canale di YouTube, qualcuno mi spiega per favore? Danny, ciao, ben ritrovato, ma praticamente, detto in parole spicciole, il canale ha cambiato nome perché stiamo tenendo il nome del sito di Onikiri. Siccome passando dall'Esibit a Onikiri veniva un nome in più, la gente si poteva confondere, abbiamo tenuto tutto uguale ovunque, sia su YouTube che sia su Twitch, così è più facile, ma ci sono sempre io, non è cambiato niente. Se hai qualche altra domanda dimmi pure, intanto vedo che Fede ha dato qualche spiegazione e ha messo anche il nome del sito. C'è anche la pagina Facebook e Telegram, puoi seguirci ovunque. Dimmi bulle, sono tutto orecchi. Vai a destra. Sì, A destra, eh? sopra ovviamente. Allora andare su allora. Su? Sì. Forse me lo ricordo. Era dove provavo andare prima, mi sa, che ti ho detto che non era qua. Io ti ho detto che era a destra, tuo nonno è a sinistra, vedi che era qui. Ah, ok. Dai, voglio, se hai domande su altri giochi, su qualsiasi altra cosa, dimmi pure. Per il momento siamo in pausa estiva, così stiamo facendo salto insieme a Bull che ci sta No, non devi deliziando. andare dal tizio, devi andare sotto, Sotto? Sì. Ci sta deliziando con questo gioco, spiegandocelo e facendoci andare avanti. Poi, boh, probabilmente faremo qualcosa con Isent su GB, che ne pensi? Ma bravo. verrà mai fatta, secondo te, quella cosa?
Eccolo qua. palesemente non si farà, quindi non fatevi idee strane. Ma compro tutto? Sì. Però serve classe 3 armatura leggere. Tanto dobbiamo arrivare al 4, quindi sì. Ah, dobbiamo arrivare a 4. Io non ho fatto mana mazze. Mamma che costume di merda che abbiamo. E adesso dove... Corno? 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 Corno oppure lasciate? Ma siamo vicini, puoi anche lasciare. Dove andiamo? Dove andiamo? Oh, corno, tanto di soldi ne hai, corno, corno. Scusa, vi faccio domande, ma con il lavoro non vi ho potuto seguire più. Non c'è problema. Non devi scusarti, soprattutto se l'ho detto io di farlo. Guarda, più domande ci sono, meglio è. Non hai scusanti, devi farlo. Devo attraversare il mostro a destra, per caso? Olle? Dove devo andare? Destra o sinistra? Sei morto? Vabbè, mentre che il bol va via, semplicemente. Io ma non c'ho No, più sti vai, mani, no? uso il Sono solo corno, io. uso il corno. Ma se ti ho detto 30 volte usare il contro, non mi hai risposto. Vabbè, non ho parole. No, sei vicino. Costa dei bevite o fortezza sommersa? Schifo tutti e due, costa dei brividi. Lo saluto e dopo ci teletrasportiamo di nuovo. No, c'è bello un ponte e che lo aiutano, sì. Mi aiutano in questi giochi in cui loro li hanno già fatti, mi possono far progredire più velocemente anche analizzando la storia senza fare doppie, triple run, visto che non abbiamo neanche noi il tempo. Ok, io fa aumentare il livello al volo subito. Ah, più di così non mi fa aumentare? Però qualche bisacca ce l'ho. Sì, fermo. Ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo secondo me. Un grosso sacco di sale, però. No, fermo. Ecco qua, infatti. Ok. Perfetto, ora possiamo farci un po' di livelli. Dittanas, ciao! Ciao anche a te! Siete tornati, da un po' che mi vedevo, bene bene. Boh, andiamo a farci chierico di classe 2, e poi ci Sì, fermiamo sì, qua. sì. No, facciamo l'ultimo obelisco che poi ce lo dimentichiamo. È vero, No, ci vuole fermiamo meno un qua nel senso secondo. livello, eh. Cosa facciamo dopo? Chierico 2. Ah, devo arrivare a... l'ho già fatto, poi. Facciamo Poi la te borsa tieni delle sempre cure in le più, no? statistiche. No, tieni sempre le statistiche sbagliate, quindi non vedo la tua build, ma. Eccole qua, vai, guardatele. Grande Silent Hill, lo stavo giocando su PS Vita. Non sapevo che c'era anche su PS Vita questo gioco. È talmente bellino che l'hanno Fai messo un ovunque. punto di destrezza ancora. No, Non facciamo la cura in più? no. Ma ce lo possiamo fare destrezza? Mi sa che non lo possiamo fare. Se non puoi, fai la cura. No, penso di non poterlo fare. Ma poi dobbiamo fare quello lì del... Qual è quello lì del set, delle armi, delle difese, quello per farsi cosa, cos'era? E Armatura leggera. dov'è che... Abbiamo classe 1 per ora noi. E Devi dov'è fare classe l'armatura 4. leggera? Da che A parte sinistra, a sinistra. è? Ma non la vedo. Che forma Ti punterei a angolo. ha? No, è tipo... Armatura leggera di classe 2. In teoria potevamo anche farlo, eh. Classe 2... no, dovevamo farlo adesso, conveniva, peccato. Vabbè, facciamo il prossimo, perché li avevamo i punti. Così potevamo mettere il 7, quello che avevamo comprato adesso. Peccato, peccato. Pazienza. In realtà Ah, il guarda che crossbuy hai le PS4, su PS Vita perle. la morte sua. Beh, se un gioco va su PS Vita come va su PS4, su tutti questi qua in 2D è più comodo perché sono portate e li porti a letto ovunque. In realtà Quindi... hai le perle grigie per farlo Vabbè, non le voglio volendo. sprecare, tanto non è che... Abbiamo fatto male, abbiamo fatto Esatto. comunque bene a fare quelle cose. In realtà c'è un paio di robe che non ci stavano, ma vabbè. Comunque, teletrasportiamoci. Davvero? Sì, ma robe lievi. Teletrasportiamoci al passo dei banditi. Ok. Passo dei banditi. Al lavoro anche, al lavoro, a letto, in bagno, in viaggio. C'è tante cose interessanti. E poi dove andiamo? Io qua, questo proprio non me lo ricordo. Esci e sali sopra, sopra l'edificio. Salgo sopra l'edificio. Boh, ma queste cose qui te le ricordi o sei proprio una wiki vivente? Me le ricordo. Mamma mia, allora una wiki vivente. Guarda che te l'avevo detto, te l'avevo fatta a trabocchetto la volta che l'avevo detta. Vediamo un po'. Solo tutto qua, borsa di sale, anello tempesta, cos'è? Ah, vediamo
Vediamo. Dal nome mi sa di oggetto no, magico, quindi... Amplifica la magia elementare. Mamma mia, vuole veramente una wiki completa. E quindi niente, prossimo. Prossimo è devi andare avanti, sempre dritto nella zona quella dove eravamo morti l'altra volta. Ma ha detto di qua oppure bisogna trasportarci di nuovo? No, dritto così. Scendi giù e Di qua vai a c'è quello destra. lì, ho capito. Questo è quello lì dove c'è lo spawn dei nemici. Intanto, mamma mia, siamo così sbroccati di potenza che... Ma siamo sbroccati, bull. Sì, infatti un po' di sale lo butterei. No, come buttiamo il sale? Ma che sei matto? Ma no, No, lo assolutamente. perdiamo e non lo recuperiamo. No, 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 no. Non esiste. Ma va, ci Ah, sta non hai ammazzando, hai messo. visto? Non siamo così potenti. Ora che sei chierico di livello 2 non hai messo il motivo per cui l'abbiamo fatto, ricordati. Ah, è vero. Minchia, qua c'è... Ah, non ricordo questo punto, questo... questo è un casino, questo punto qua, non me lo ricordo. Ma allora siamo veramente forti, minchia, però sto per morire. Il problema di questo punto non è nient'altro che questi qua che lanciano a caso sti cosi, sembrano quelli di Mario Bros, che lanciavano i martelli, e anche quelli si schiacciavano con un colpo, però danno fastidio parecchio anche questi. Sì, mi devo mettere il coso del chierico, ho capito. Sono stato in ferie, mi ricordate la PS Vita con tanta roba bella, Persona 4, questo Final Fantasy World, ma zero voglia, in 12 giorni manca una partita. Porca miseria. Secondo me è dei troppi giochi belli, quindi non sapevi da dove iniziare, classica problematica di questo tipo, e quindi non hai fatto niente. Troppi giochi belli. No, mi sa che non devo andare di qua. Oh, ma qua è un casino, È giusto, è giusto. eh. No, mi sa che ho sbagliato allora. No, Castello non delle devi andare lì. tempeste, eh? No, no, tu devi tornare indietro. Ah, hai sbagliato il game. Ma è matto, mi stavo addormentando, ma che se... Stavo andando avanti perché me l'ho addormentato un attimo. E poi come faccio a tornare indietro? Muoio. Posso Dai, tornare moriamo. indietro? Suicidati un attimo. Come suicidati? Ma che sei matto? Non c'è soluzione. Torno col corno? Provo ad ammazzare quello che ce l'ha dentro. Guarda che quel livello è one shot, Proviamo. Ma almeno. Ma tra morire nel burrone e morire per mano sua, qual è meglio? Vabbè, entra allora. Ma secondo te lo ammazzo, secondo te? Vedi tu. Non ti sei Come messo vedi manco il tu? miracolo. Non ti sei messo manco il miracolo, eh. Ah, puoi metterlo però, non devi metterlo sul tuo. Non mi ha shottato. Ma il parry funziona contro di lui? Sì, metti il miracolo. Quale miracolo? Vabbè, niente. Aspetta, mamma mia. Che mi sembra Castlevania qua, in questa zona. Ma ci sono gli nemici overleveled? Un po' come te. Devi mettere il miracolo, devi mettere il Non posso miracolo. mettere se mi stanno stuprando qui! Cosa faccio? Metto il miracolo adesso, mi fanno il culo! C'è il miracolo, mi fatemi il culo in due. Fermo un attimo, allora posso metterlo. Arma benedetta? Le Mica, me le ho usano. messe tutte, come si fa? Arma benedetta, la metto? Sì. Cioè, io quello là mi sa che non importa ammazzarlo quello. Come posso andare avanti qua? Speriamo qualcosa. Grosso carico di sale, maniscalco di pietra. Maniscalco ce l'avevamo già, mi pare, del fabbro. Guarda quanto sale che perderemo subito. Devi uccidere il gigante. Scherzando, vero? Non lo posso uccidere, mi fa il Sì, culo. lo devi uccidere. Perché devo ucciderlo? Guarda, Allora. c'è il coso qua, ma ce l'ho. Che cazzo è successo? Ma che cazzo c'è lì? No, ho sbagliato! Ma là c'è un coso che ti fulmina, che cacchio è? Sì, ma qua c'è troppo, ci perdiamo un po' tempo, mi sa. Ho detto che ci voleva poco. Ma infatti non dovevi andare qui, questo è il nuovo No, livello. tu non mi hai fermato in Adesso. tempo. Sbarramento fulmineo. Stiamo dando tante cose carine, però. Da qui non si può tornare indietro senza morire. Sul serio? Sul Dai, qua c'è una serio. porta che mi porta indietro. Vediamo un po' qua. Una porta che porta indietro. Vediamo se c'è qui. Maremma stronzetta. Vediamo. Secondo me di qua si torna indietro. Vedere. No! Che è questo? Sono i maghi qua. Sono forti maghi? Ma li ammazzo in due. Possiamo overlivellarli. No, 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 merda! Ma no, è impossibile. No, vabbè, questo pure. Siamo overlivellati, sì, ma questo qua è over il nostro livello. Ma come si fa?
Non posso più tornare indietro. Quello che più vado avanti, più sto raccogliendo aria, più mi secca perderle. Io userei il corno, senti, me ne foto, uso il corno. No, 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 uccidili, uccidili, vai, ormai lo stiamo facendo, vai, vai, fidati, attiviamo le shortcut ormai. Che Ma dov'è sta shortcut? Di qua giusto? casino. Ma sei one shot? Ok. Era di là che dovevo andare, però non si può fare. Buttati giù da lì. Ok. No. Sì, sono tornato. Anello del fuoco di Impen. Oh, mamma mia! Aumenta la tua difesa al danno di fuoco, non è molto utile. Sì, ma qua si crepa, qua si crepa. Vabbè. Vado qui, io me la sto fuggendo male. Insomma, io lo sto facendo di merda, ma di merda sta zona, chiuso. Sto facendo bene sta zona qui. Oddio, guarda che è dentro il muro! È buggato! Sto raccogliendo un pacco di oggetti. Così ti insulta, possiamo aumentare la potenza dell'arma. Mamma mia, sto facendo la rammer. Una rushata. Questa è una rushrun, non è tutta una blaster. Oh, ho trovato una shortcut. C'è anche un tizio qua sopra. Mamma mia, run sbagliata. Ce l'hai fatta! Guarda questa vista, sbloccato tipo, non è vero, c'è un tizio. Sento che c'è un ladro da qualche parte che è un ciò che sembrava essere una runa particolarmente utile. Ladro. C'è quel dado fastidioso, bisognerebbe proprio ucciderlo. Questo è quello di prima che hai trovato di qui? Oppure no, un altro. Sì, è quello di prima. Hai visto? Ok, abbiamo capito quello che ha detto. Possiamo tornare giù da lì? Oppure Sì, vado devi. No, avanti? Adesso devi tornare giù da lì. andiamo avanti, ma mi sono preso bello. No, buttati giù. C'era Sì. santuario comunque sotto di te. Vabbè. Cosa hai detto? C'era un santuario sotto di te. Ah, vado allora. Ma sei sicuro che c'è santuario? Ah, ottimo. Oh, hai visto? Oh, sono stati bravissimi, siamo stati. Oh, spettacolare. Adesso? Ci piantiamo l'alchimista. Il Fai offerta, mettiamo cosa mettiamo l'alchimista? fabbro, così potenziamo l'arma ancora. Maniscalco e poi la guida? Ne do Sì. due. Eh? La guida. Basta così, dai. Poi siamo di livello. Hai bisogno di più sale. Ma come? Ah, vabbè, mancava poco. Buono, 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 buono. Bene, bene. Potenziamo l'arma. Ci sta piacendo quest'arma, secondo Secondo me è sbagliata, te? Dai, comunque. sbagliamo ancora. Bene. Un'altra cosa serve? Gli ordini di un signore servirebbe, Però ancora non hai fatto l'unica cosa che dovevamo fare, quindi vabbè. vabbè. Ma facciamo. Ma facciamo trasmutazione? Facciamo l'alchimia? Facciamo l'alchimia, alla dite schiostero, foglie di argento, 1500, facciamo diventare pugnale, non so che cosa succede. No, lo peggiora. Ah, cosa? Allora che cagata. Vedi che scala ha. No, grande merda. Ok, Oppure dimmi uso dove le andare frecce, uso le adesso. frecce, uso le frecce. No, uso le frecce, uso le frecce. Solo di usare frecce. Vabbè. Dimmi cosa. Quando sei da lui nel menu devi guardare gli oggetti che puoi creare. Non ci sono le frecce, c'è l'arco al massimo. No, vai sul pugnale. Cliccaci su come hai fatto prima. Ad andare giù devo andare. No, dove devo andare? Sì, giù, se hai lo stiletto degli asceti è anche peggio. Oppure il coltello dell'aduncolo. Fanno vomitare ste robe. Fanno schifo, ok, guarda cosa puoi fare con le altre armi. Sì, ma le altre armi ci fanno schifo. Tipo il forcone. Forcone diventa Eddie. Guarda se c'è qualcosa che è forte, che scala bene in destrezza. No, è tutto merda. C'è il rasoio a due facce. Fa schifo tutto, eh. C'è la vedova nera. Vabbè, Io direi anche basta. allora tieniti il Ma dove pugnale. devo andare allora adesso? Dai, così Dove finiamo c'è questa cosa. l'ascensore? Sì, l'ascensore che ti va. Ok.
Ah no, dov'è, vabbè. Dimmi, dimmi cosa. Sei uscito alla destra del santuario, c'è cioè un certo. Mamma mia, ti ammazzo, mi è stato tornare indietro 30 volte, Marimba te. Ma non c'è nessun oggetto. Ah, c'è questo. C'è il set del cacciatore. È buono? Non è male, ma è meglio quello che abbiamo noi. Che non abbiamo messo, no, perché non ce Sembra un uovo, sembra un alieno, È sembra. moro? Dai, dai, dai. Allora, dov'è quest'ultima cosa che dobbiamo fare? Siamo qui per questo, abbiamo fatto tutto il resto, abbiamo fatto, dai. Ma un commento sull'lama benedetta? Non è benedetto. Vabbè, quando l'hai benedetta poi Ok, dove andiamo? Dove andiamo? Dove andiamo? io. Devi tornare dove c'è l'obelisco. Ok. E poi devo andare dall'altra parte, dove avevo sbagliato. Cioè, Non per ti una puoi min... sbagliare. Che per una cagata ci siamo trovati nell'altra parte del mondo. Di qui dove devo andare? Sopra. Minchia, ma non ci va. Dove? C'è la porta. Ah, là sotto. Usavo chiave di bronzo. La chiave che abbiamo trovato nella grotta, Mannaia esatto. fuorilegge e bricola di sale. Tutto qui? Minchia. Un po' poco. Vabbè, guarda Ma che ci potremmo la arrivare lo stesso mannaia è con le qua. scale, scusami. Che cosa serviva l'obelisco? Cosa mi... No, perché devi andare anche su dove non sei riuscito. Però ci devi andare direttamente da giù. Ok. Pietra scossa, sacca di sale. Esatto. Basta, tutto qui? Sì, ma la pietra scossa è ottima perché infonde l'arma col fulmine e certi nemici sono molto deboli al fulmine. Abbiamo finito quindi. Ah, Sì, puoi tornare su con l'ascensore è vero. È abbastanza intricata adesso tutta la zona, eh. il gigante? Minchia, quello ci fa il culo di sicuro. Adesso il prossimo boss sarà uno di quelli che, anzi, per me è stato il più difficile del gioco. Però non ero pronto, non ero provvisto, non avevo la conoscenza. Ma adesso siamo sbagliati. Possiamo Esatto, non ero sbagliato, non ero pronto, quindi. fare un altro livello? Io lo farei. Ecco, questo è ancora più sbagliato. Facciamoci un altro livello da sbagliato. Vedi? Mannaggia, per uno facevamo... Dov'è? Vedi? Dobbiamo tenerci un altro. Ok, non lo usiamo per adesso. Facciamolo per il prossimo. Poi così ci mettiamo anche tutta la difesa sbagliata. Bene, bene, bene. Allora, diciamo che basta così per oggi. Mi sono divertito. Bene. Ma ha senso mettere rammendo e rammendo animato, tutte e due? Uno ti cura di più e uno ti cura meno. E allora cosa serve? E consuma di più uno. Boh, vabbè. Va bene. Diciamo che la build sta prendendo forma, è quella di un chierico destrezza. Di un pazzo scatenato che va e ammazza tutti. Sì, non si vede manco la faccia, è vestito da donna, proprio top. Notato adesso una cosa, perché c'è tutto questo? C'è una specie di ombra sotto di me che non dovrebbe esserci. Che strano. Vabbè, poi controllerò. Va bene. Domani sera purtroppo non ci saremo perché Bull ha detto che quitta. Vero? Cosa? No. Domani sera non ci sei. Ma si farà un altro orario? Veramente? Veramente? Non ci sei in nessun altro orario? No. Veramente? Neanche dopo pranzo? Mai. Neanche di mattina alle 7? Dalle 7 alle 9 Ma se se vuoi. vado da solo e comincio tipo a ammazzare e andare a caso?
vedi tu. Vabbè, allora si farà giovedì allora, vai. Quindi domani ci si riposa. Fatto piacere che sono tornati Danny e Lirtan, sai che tanto non li vedevo. Bene, 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 bravi ragazzi. Comunque Tornate, abbiamo quando... fatto anche un pezzettino già dell'area nuova, del castello, quindi. Rushato come i pazzi. Sani e sangue di Belio e santuari. No, Rosichini neanche troppi per adesso. Mi sono divertito abbastanza. Te bolle? Ma sì, ci sta, ci sta. Ci sta? Sì. Vabbè. Mi dispiace ragazzi, domani bisogna saltare purtroppo. E non nel senso che si gioca a salta, nel senso che non si stream. Dai, magari ormai c'è Bolo che fa la wiki per spiegarvi tutto. Bene, bene, bene. Comunque sì, ragazzi, vi consiglio sia a Danny che a Tellirtas di, se volete sapere quando si stream, invece di usare le notifiche di Twitch che spesso e volentieri sbagliano qualche cosa. Noi abbiamo lì là il canale di Telegram, che il Telegram ormai è obbligatorio averlo allo stato attuale. Lì metto notifiche, discussioni, ci scazzottiamo, ci offendiamo. Bolle è un argomento di discussione quotidiana, vabbè. In realtà non è vero. No, però hai sempre pensata. Boh. Un applauso alla Wikia che sta facendo un bel lavoro. Io, guarda, secondo me sta avendo quello che voglio io. La blind speedrun. Cioè, una Sì, speedrun fatta in speed o blind run. Che sì, poi sai, proprio quello blind run non è, impossibile. perché è una blind Wikia speedrun. Cioè, è impossibile una blind speedrun, perché se uno è blind di solito si Allora, ti concentra. ricordi Bloodborne che l'ho finito in 3 giorni? Quella è una blind speedrun. L'ho fatta andando Sì. come una iena, tipo come se tipo mi dicevano: guarda, se non finisci in 3 giorni muori. Cioè, devi finire forse in 3 giorni. Ma quante cose sono te avevo perso? Così. Ti ricordi Dark 3? Ti ricordi Dark 3 che si è iniziato insieme? Io vado avanti, tu no? Vado, io vado, io vado. Poi Vabbè. tipo il giorno dopo, come va? Stai quasi finendo. Sì, esatto. Quei tempi in cui non streamavo, perché quando adesso che si stima si seguono le tabelle orarie. Prima tipo giocavo e chi la smetteva più. Sì, Come comunque. parlavo di Telegram, è tipo una specie di WhatsApp, però fatto meglio, più carino. Mi dà errore dall'app di Twitch. Dovrebbe forse ti dà errore perché non hai Telegram, forse, non ne sono sicuro. Quindi dovrebbe rimandarti al sito internet in cui tu poi pigi il tasto e ti rimanda al programma e ti iscrivi direttamente al super gruppo dove ci siamo tutti, capito? Ah, se l'hai, lo hai, allora è strano. Allora cercalo tu in caso, non so se dove si cerca all'interno di Telegram stesso, basta che cerchi un nick di Twitch. Questo è il più consigliato. Ci sono discussioni, litigi, notifiche soprattutto, io ne metto in sovraimpressione di quando si streama, cosa si streama, eccetera, eccetera. Quindi consiglio per questo, va bene, va bene. Ragazzi, ci vediamo giovedì sera allora, ufficialmente giovedì sera. Grazie a tutti e a presto. Grazie a Bull, grazie, grazie, Buona menzione. grazie. Ok, buona visione a tutti.